10 minuti e si starta, miei cari amici. Ci siamo, le porte dell'inferno si aprono davanti ai nostri occhi. E spero che un respiro selvaggio mi aliti addosso. Ma vedo per caso un hype train già partito? Vedono bene i miei occhietti?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori. Buon pomeriggio e benvenuti nella live che tutti stavano aspettando. Quella del Nintendo Direct delle 3 2021, che chiude un percorso che si è aperto qualche giorno fa, con appunto la conferenza del Summer Game Fest e l'annuncio di Elden Ring. Vi devo dei commenti prima dell'inizio di questa diretta. Questo è il momento pettegolezzo. Mi suda la fronte, perché devo stare molto attento a quello che dico. Moltissimo attento a quello che dico. Ma immagino che sarà un po' la domanda di tutti: cosa è successo sul Twitter di Nintendo of Japan? Perché nel tuo streaming, e spoiler, anche in quello di Sabaku, Gianluca, non c'è scritto The Gathering? No, non so niente, ragazzi, non so nulla. Allora, mi limiterò a essere descrittivo. Mi limiterò ad essere descrittivo, ok? Oggi esce fuori un tweet da Nintendo of Japan, che in teoria segue le guideline di Nintendo of Japan. E dentro il... quindi del Giappone basta. E dentro il tweet c'era scritto... No, ragazzi, non so niente della Direct, credetemi, non so nulla. C'era scritto: non restreamate il Direct, inteso come non vi mettete a replicare ciò che viene mostrato nel Direct all'interno delle vostre live, quello che sostanzialmente facciamo sempre da 6 anni. Io ringrazio tutti quanti i sub e ricordo che con le sub potrete vedere questo show totalmente in maniera pubblicità free, e ovviamente sosterrete il canale. Siamo a livello 3 dell'hype train oggi, ragazzi. Per il Nintendo Direct bisogna vedere questo hype train esplodere. Io ringrazio in anticipo le persone che si abbonano con Prime, chi regala le sub, chi si sub a pagamento con desktop 4,99€ o 6,99€ da cellulare. Grazie mille di tutte quante davvero le grandi sub. Oggi ho impostato il sub goal alle 2100 per questa grande occasione che unisce la community. Oggi, come dico da giorni, giochiamo in casa. L'altra volta abbiamo fatto 21.000 persone durante il Pokémon Direct, è stato il nostro record del canale, e vedremo insomma cosa succederà poi con il Nintendo Direct. Comunque, dicevo, devo stare attento a quello che dico, quindi di nuovo sulle pietrine, ok? Oggi è uscito un pietrine piccole, ragazzi. Guardatemi, in questo momento sto raccogliendo tutto il politichese che è in me e lo sto riversando su di voi. Nintendo of Japan pubblica un Twitter nel quale si legge che non sarà possibile restreamare il Nintendo Direct. Ripeto, il Twitter giapponese di Nintendo, un tweet solo in giapponese e non tradotto in altre lingue, quindi in teoria a casa mia è un Twitter che insomma inficia al massimo solamente le comunicazioni dei canali giapponesi, e questo perché io lavoro da tanti anni nel settore e so che se c'è una comunicazione che è inerente alla country localizzata nella quale si lavora, la azienda localizzata ovviamente riporta questa comunicazione con un comunicato, con delle mail, con dei messaggi, sta al cazzo. Si diffonde però comunque il panico nel mondo, si diffonde il panico e praticamente arrivano articoli su Kotaku: vietato streamare, altrimenti ti strikano il canale, ti bannano per sempre. Bla bla bla. Grazie mille dei regalini, ragazzi, grazie davvero, facciamo esplodere questa hype train. Magari è l'ultima live che faccio su Twitch, spero di no. E quindi insomma panico, paura, tutto il mondo ha paura adesso di streamare, in realtà io incluso. Non ci sono altre comunicazioni, ok? Non ci sono altre comunicazioni in merito e a livello localizzato, quindi niente da Nintendo of America, niente da Nintendo of Europe e, aggiunge Saidonia, niente da Nintendo Italia.
e badate bene, no comment intendo dire, ok? Non no vai tranquillo, ok? Nessuno ci ha detto o mi ha detto vai tranquillo e restream, ma semplicemente fuori dal Giappone il commento è stato no comment, ok? Ragazzi, non aggiungerò altro, ok? Le mie opinioni non le avrete oggi perché sto camminando sui sassi roventi, vi sto riportando i fatti. Quindi no comment. Abbasso un po' la musica, senz'altro, ragazzi, se mi sentite male. Quindi no comment, ok? Per questo motivo, nel dubbio cosmico nel quale purtroppo stiamo rimestando in questo momento tutti quanti gli streamer mondiali, Twitch, secondo me, saggiamente ha deciso di lasciare on hold il concetto di streaming ufficiale italiano del Twitch Gathering, perché non si è capito, la verità è che non si è capito cosa si può o non può fare, quindi Twitch ci ha detto purtroppo, insomma, no, come vedete dal titolo, è inutile che io ve lo nasconda, si vede nel titolo, non ci sono i loghi, siete stati abituati finora, avete visto le comunicazioni su Facebook, su Twitter, su Instagram del Twitch Gathering, oggi il Twitch Gathering non c'è, quindi qualcuno due domande se le fa e io vi do le risposte. Non è stato insomma lanciato il Twitch Gathering di oggi per questo clima di, oserei dire, confusione, perché è quello che sembra, la confusione di non sapere cosa è lecito e cosa non. Ora, a casa mia le comunicazioni si devono fare nella nazione in cui è inerente il regolamento e nella quale l'artigiano Saidonia opera. Quindi io, in assenza di commenti, non di negazioni, di commenti, attenzione Saidonia, in assenza di no, cioè di altro che non siano comment, io streamerò il direct. Poi vediamo se fare una cosa iper paracula, tipo, non lo so, mettiamo e togliamo il direct ogni tot secondi a intervalli regolari. Sappiate che se la diretta sparisce in diretta, mi sa che per almeno 24 ore non ci vediamo. Per quanto tutto questo sembri assurdo, ragazzi, è tutto. Ma che bella la Chiaretta oggi, vestita da Mario praticamente. Oh no, vestita da Mario, sì sì, bellissima, con la salopette. Stavo spiegando, è probabilmente la nostra ultima live sul canale. Cosa devo fare? Ah, la tua sedia, sì sì sì, vai vai. Allora, aspetta che prendo questa. Quindi, perdonami, ho attivato questo microfono, poi a breve passiamo all'altro. Mi sposto intanto e volevo mettere la chat a schermo, se intanto spippoli per metterla a schermo e io faccio partire anche lo sponsor. Quindi, niente ragazzi. No, io sto leggendo la chat ma non commenterò questa cosa, non, no, no, oggi no. Perché sto camminando, rimettila dove l'avevo messa col Twitch Gathering, bravissima. No, perché è una situazione molto delicata, quindi io, ripeto, mi limito a dichiarare i fatti. I fatti sono questi. Oh, bellissimo, è vero che abbiamo anche le luci dietro. Mi limito a dichiarare i fatti. I fatti sono che dal Giappone è stato detto che non si può restreamare. Per tutto il resto sì, cioè per tutto il resto non si sa niente, per tutto il resto no comment, e quindi io nelle maglie di questo no comment streammo. E ovviamente non salveremo il VOD, quindi ragazzi non sarà possibile prima di 24 ore, ma questo per la partnership di Twitch, non sarà possibile, non c'entra niente, quindi con la situazione attuale, non sarà possibile vedere questa diretta prima delle prossime 24 ore, dalla fine della diretta. Ovviamente purtroppo, amici del Grande Breastlingo, non streameremo il Nintendo Treehouse, perché per 40 minuti secondo me possiamo sopravvivere all'eventuale furia del Giappone. Per 3 ore prima o poi il Nintendo Sniper arriva e ci colpisce alle tempie. Quindi ragazzi, siete stati avvisati. Se ci vedete sul più bello, su Breath of the Wild 2, sparire per sempre da Twitch, è per questo, è perché abbiamo restreamato, è perché abbiamo fatto vedere a una community di Saidonia e Chiara, di acquirenti Nintendo che acquistano tutti quanti i giochi Nintendo da 5-6 anni, quasi sempre in preordine, perché ci guardano. Ricordiamo a questa community che oggi potremmo essere strikeati da Nintendo of Japan. Sto solo riportando i fatti, non sto dicendo nient'altro, non sto dicendo niente, sto solo dicendo che sarebbe davvero ironico che questa community oggi venisse strikeata da Nintendo of Japan, dopo che questo è il canale nel quale si fanno degli streaming ufficiali. Sarebbe
sarebbe strano. Però non ho detto niente, non ho detto nient'altro. Quindi vabbè, io mi limito a dire queste cose qui e poi si vedrà, ok? Io mantengo anche la chat qui attiva con tutte quante le varie cose, perché non si sa mai, nel momento in cui arrivano carabinieri lo so già, ragazzi, e ve lo dico. Grazie ragazzi, livello 5 del live train, 33%, quindi godibile proprio questo inizio live con tante sub. Vi ricordo che 2100 is the limit quest'oggi, quindi grazie a tutti coloro che ci permetteranno di raggiungere questo splendido risultato. Esatto, se arriva l'FBI ci vedrete in diretta con la FB. E grazie mille. Io ringrazio ragazzi oggi senza leggere, ricordandovi che sabbandovi potete vedere in diretta senza pubblicità il momento in cui ci bannano. Grazie a Soffice che si abbona per il terzo mese, grazie a Magister che si abbona per il quinto mese, grazie a Vincenzo Scapoccia che si abbona per il quarto. Buonasera, si torna per la subina ma purtroppo non potrò seguire il direct con voi, aipissimo. Grazie a Ornitorinco Venezuelano che si abbona per il quinto mese. E dicevo, vi leggo senza leggere, perdonatemi, grazie Legolas che regala 5 sub, i messaggi, perché altrimenti facciamo una live di lettura in queste live iperpopolose e popolate, quindi mi limiterò a leggervi. Grazie a Samu, grazie a Crollo che ci mette i bizzini, Vincenzo Scapoccia, Ornitorinco Venezuelano, Mdalla, Ari Shea, grazie mille a Alex Lass che regala 5 subanze, Andros, Diego Villa 99, Stabi, David Bellis 95, Tecniro, Mats 946 che regala una sub, Pommi 92, Luca Gunner, It's Pingo, Pia Tempesti che ci mette i bizzini. Mamma mia, abbiamo finito il livello 4, non il livello 5 mi sa, e ho fatto sparire tutto. Grazie a Augusto Gesù che si abbona per il terzo mese, compagnia mentre si studia termodinamica, si gode. Grazie a Raxo 47 che si abbona per l'undicesimo mese, a Skywolfi che si abbona per la prima volta, al Pedux che si abbona con la livello 1, Alex Ghiro che si abbona con la livello 1. Ciao a tutti, ciao, siete bellissimi. Grazie a Mibard che si abbona per il sedicesimo mese, a Sara Campolo, grandissima, per il quinto, Cashel per il sesto, Giulio 193 che regala una sub, Pizza Forzara, Dr. Sirius, Gorgon TV, Richa HD, Margherita 19, Memi, Maschione Toblerone, lol, Kajzar, Frigoat, grandissimo, Nopino, Fede Vict, Delle The Boss, Shinigami, Just Poseidon, 8 Andreas 9, Lando 1784, Andrea J88, Dan 17, Overthinking the Edge, Green Fox, Stepod, Kokatu, Darp 3, Kaki 42, Iriki 11, Sane Design, Akoneko, Auverl, Raxam 97. Io penso di non aver mai commentato così tante sub. Shiki, Emuv, Manu On Air, Dark White, Aldanark, Bob, Crasses, Sarabu, Brucia 17, c'è Cynical, Raven Phoenix, Talaro Cla, Dracon Filia, Felix Bepp, Wench 89, il Rosco, Minasti, Tizio Figo, Sparking, farla è uno scontrino. Neko Boss, Perazza VGC, Lolix, Ricky O, Miginari, ce l'ho fatta, sono Sburrigno che si è appena, e Paolo Dix. Ragazzi, vi perdo una traccia particolare, sì, sono cosa? La host, musica? Sì. Ma guardate, ora metto un è po' iniziata, di è iniziata con sì, con un po' di rumori di casino, metto la lo-fi, ragazzi, così almeno un pochino più tranquilli. Allora ragazzi, per evitare che diventi una live di lettura di nickname, io ringrazio anticipatamente chiunque si subbi, ok? Grazie mille per sostenere questa community. Vi ricordo che ogni sub è un aiuto in più per il canale, per la sua crescita, per i video che vengono fatti anche sul tubo, teoria e analisi. Qualora ovviamente ci dovesse essere roba Pokémon, seguirà alla direct subito la scrittura a questo punto del video analisi, perché nonostante i nostri plan iniziali, purtroppo non seguiremo il Nintendo 3 House per via di tutto quanto il disastro che appunto ho già descritto e sul quale ovviamente non mi soffermerò oltre. Grazie a Matt 714 che si abbona per il quattordicesimo mese e vedremo ragazzi che numeri raggiungeremo. Noi abbiamo fatto 21k l'altra volta col Pokémon Direct, vedremo invece stavolta come andrà. Bene. Allora, grazie a The Doctor che regala una sub, grazie mille. Il Davido, proverò a recuperare nei feed, ma oggi è veramente difficile leggervi tutti. Grazie a WhatsApp Boy che si abbona per la prima volta. Faccio le mie previsioni che vanno al di là del ban del canale. Lo sto proprio evocando, ragazzi. Sappiate che sarà un'ecatombe, perché insieme a noi credo che streameranno tanti altri, tra cui Every Eye. Quindi nel caso, ragazzi, purtroppo non sarà più possibile vedere gaming in Italia. Quindi... e mi fa ridere come cosa, ma è così. Io direi che mentre faccio le previsioni prendiamo le nostre precauzioni anche per evitare che succedano cose con i gatti. Dicevo, molte precauzioni. Non ho capito. Allora,
facciamo un po' di previsioni utili. Io non mi sono legato i capelli bene, ma me lo farò bastare. Allora, mi aspetto Breath of the Wild 2. La risposta è: il pompiere paura non ne ha. Ora, insomma, io un pochino di caga ce l'ho, però... Row fight the power, ragazzi. Row fight the power. Comunque, grazie a Davide Mosco che si abbona per il 13° mese. Allora, cosa mi aspetto? Partiamo dal nostro gioco in casa, Pokémon, ok? Partiamo da Pokémon. Non mi aspetto grandissime cose su Pokémon, ok? Questo non significa che mi aspetti una totale assenza di Pokémon, assolutamente no, ma mi aspetto, grazie di Vaddo, mi aspetto che Pokémon ci sia, ma in maniera estremamente dimessa. Questo perché solitamente Pokémon si costruisce i suoi palchi, ok? Quindi si costruisce i suoi momenti, diciamo, di autonomia massima su YouTube, su Twitch, negli annunci digitali, ok? Grazie a UFO che si abbona per il 9° mese. E quindi vederla ad un E3 in maniera estremamente presente mi farebbe strano. Sarebbe una novità, sarebbe qualcosa che francamente non mi aspetto. Però potrebbero sorprendermi. Cosa quindi mi aspetto in questa E3 nintendiana da parte di Pokémon? Una tra le seguenti cose: a un brevissimo teaser di Leggende Pokémon Arceus e, grazie zio Perugo che regala altre 3 sub, un brevissimo teaser di Leggende Pokémon Arceus e un treehouse magari dedicato ai primi percorsi o al primo percorso di Diamante Lucente e Perla Splendente, grazie Blue Fame. Credo che Diamante Lucente e Perla Splendente si applichino bene su un Nintendo Treehouse, grazie Gionni che si abbona per il 5° mese, perché è possibile in serenità fare predictions, ok, su un gioco che di fatto è già uscito. Nel momento in cui si dedica molto tempo nel Treehouse ad un titolo del quale percorsi, personaggi, Pokémon, gameplay, struttura di game design, eccetera eccetera, sono già noti, è chiaro che si può fare con leggerezza, gli si può dedicare tanto tempo senza avere problemi legati a NDA, annunci futuri. Far vedere il primo percorso di Diamante Lucente e Perla Splendente sarebbe solamente uno statement riguardo la tecnica del gioco, la grafica e le migliorie fatte alla visione 3D di Pokémon da Spada e Scudo, ma nient'altro. E quindi secondo me si adatta bene ad un Treehouse e meno invece ad un E3, perché alle 3 si vuole solitamente vedere qualcosa, grazie a Thiu che si abbona per il 5° mese, di novità, si vuole vedere qualcosa di nuovo, e quindi ecco perché, secondo me, Diamante Lucente e Perla Splendente non potrebbero essere messi troppo dentro il filmato principale delle 3 2021. L'opzione B è che invece ci sia addirittura una parentesi dedicata a Unite, e non a Leggende Pokémon Arceus e non a Diamante Lucente e Perla Splendente. Entrambi, ok? Quindi entrambi potrebbero slittare a questo eventuale Pokémon Direct futuro e attualmente invece nelle 3 2021 avere solo Unite. Avrebbe senso perché secondo me Unite è molto vicino all'uscita, è stato giocato, grazie a Keope che si abbona per il 4° mese, è stato giocato in beta in Canada per tanto tempo e in Cina in egual modo. Quindi è un gioco pressoché pronto già da qualche mese, secondo me, e Unite potrebbe venire fuori addirittura con una possibilità di scaricarlo a breve giro, quindi magari tra una settimana, 2 settimane al massimo. Di annunci poco successivi alle 3 ne abbiamo già avuti nei giorni scorsi, quindi perché no anche con Pokémon Unite. La cosa che mi grazie Andrea Pairo che si abbona per il 22° mese. La cosa che mi aspetto di meno, ma che potrebbe esserci, quindi me l'aspetto di meno più per predictions legate al passato che altro, è una lunga parentesi, grazie Saturno che si abbona per un anno insieme, su Leggende Pokémon Arceus. Fare una lunga parentesi su Leggende Pokémon Arceus significherebbe avere effettivamente un contenuto preminente Pokémon dentro le 3 2021, capace per assurdo di fagocitare tante altre cose magari con uscita più recente.
perché potrebbero aprire i preordini, per esempio. Ricordatevi che i preordini non sono aperti, se non mi ricordo male, per Leggende Pokémon Arceus. Credo lo siano solo per Diamante Lucente e Perla Splendente, grazie a Nelly Sky che si abbona per il quinto mese. Non so se poi invece li hanno aperti dopo la box art, ma se non mi ricordo male, Diamante Lucente e Perla Splendente ancora non si possono comprare. Confermatemelo in chat. Ecco, infatti, ricordavo che non si potessero comprare, e quindi potrebbero effettivamente aprire il preordine con le 3 2021 presentando un filmato, perché secondo me al prossimo filmato grosso di Leggende Pokémon Arceus aprono i preordini. Ma appunto in quel caso sarebbe assurdo, perché credo che i preordini di Leggende Pokémon Arceus, grazie a Giulio che regala una sub, battaglia, i preordini di Leggende Pokémon Arceus mangerebbero preordini di altre cose magari in uscita prima del 28 gennaio. Quindi mi farebbe strano per tanti motivi vedere Leggende Pokémon Arceus, ma amici, nulla è da escludere, ok? Perché potrebbe invece essere che questo Direct rompa con il passato e integri Pokémon in maniera iper soddisfacente e iper completa. Quindi grazie CDR per la sub. Ripeto, it's anyone's guess. Io mi rifaccio alle politiche del passato, politiche che non prevedevano il dire sull'account giapponese vi strachiamo la diretta se la restreamate, quindi davvero ragazzi aspettatevi di tutto. Io non credo, non credo che ci saranno, diciamo, grosse parentesi Pokémon, ma potrei sbagliarmi. Se dovessero esserci grandi parentesi Pokémon, mi auguro che siano effettivamente su Leggende Pokémon Arceus, perché se non lo fossero, se fosse una grande parentesi su Diamante Lucente, Perla Splendente, non Treehouse, ragazzi, per me sarebbe quasi tempo sprecato, ma questo per puro gusto personale. Cioè vedere dentro un E3 2021, che è un po' la conferenza che guida il futuro del media e non solo del mercato del media, vedere una conferenza del genere che mi spamma un remake di un gioco del 2006 puramente grafico e non di game design, insomma stonerebbe secondo me con il significato primo della conferenza stessa. Poi capitemi bene, è un po' come aver visto appunto nella conferenza Square Enix un botto di roba Marvel, mi è stonato tanto, mi stonerebbe allo stesso modo. Quindi non credo, e spero in realtà in questo caso, perché non credo, spero che la parentesi nel caso lunga non sia su Diamante Lucente e Perla Splendente a livello di trailer, ma su Leggende Pokémon Arceus. Magari invece, se vogliamo tanto Pokémon in questo E3, con una parentesi Treehouse ben più esplicativa, con il percorso 201, magari la scelta dello starter, la battaglia contro Starly, quella sezione lì proprio inizialissima di DP. Switch Pro, visto, grazie Navastive per la sub. Switch Pro, visto che ovviamente, grazie, abbiamo già raggiunto il sub goal, ragazzi, non è neanche iniziato il Nintendo Direct. Dicevo, tanti mi chiedono di Switch Pro, e quindi qui poi lascerò parlare anche Chiara. In realtà ti passo poi direttamente il microfono, così non stiamo in questo momento a accendere e spegnere i mic, tanto alla fine non è che ci dobbiamo parlare sopra. Facciamo proprio come in radio. Quindi con il microfono iperradiofonico. Switch Pro non è da escludere, ma semplicemente perché secondo me uno dei due annunci tra Switch Pro e Breath of the Wild 2 c'è, altrimenti non mi spiego tutto il casino che è stato fatto proprio sull'account Twitter giapponese. Questo annuncio di non restreamare viene fatto perché secondo me si vogliono, giustamente, in parte, incanalare i numeri verso le dirette ufficiali, quindi verso le dirette Nintendo, magari Nintendo IT, Nintendo UK, Nintendo USA, Nintendo JP, eccetera eccetera. E se si vuole fare una cosa del genere, secondo me la si fa perché, voglio dire, si parla di un annuncio importante, un annuncio che, grazie a De Pregno che si è buono per il nono mese, un annuncio che farà discutere, e credo in bene, un annuncio che avrà tanto hype positivo su di sé, e quindi lo si vuole, grazie a Marco Pesc, concentrare tutto quanto nei canali ufficiali. Non si vuole mischiare, ok, la contentezza che magari si vivrà qui su Sedene Chiara, a quella che si vivrà su Abakuno Sotorima, a quella che si vivrà su Player Inside TV, eccetera eccetera, con quella che invece è ufficiale, cioè la sequela di commenti live e nel ricaricamento dei canali Nintendo. Una politica che comprendo,
ma non condivido perché è vecchia, il mondo è andato avanti e non è più il canale ufficiale, lo specchio delle reaction di internet, ma lo streaming, gli streaming, i restream, i video registrati dalle videocamere nei negozi mentre vengono proiettate le direct e la gente si strappa i capelli, come successe proprio nel 2019 con Breath of the Wild 2. Quindi vabbè, però questi sono commenti personali. Quello che invece posso dirvi è che appunto mi aspetto qualcosa di grosso, perché fare uno statement del genere su un direct qualunque sarebbe insensato. La differenza, ragazzi, perdonatemi, è che Apple lo dice in tutte le lingue. Stavolta invece Nintendo Italia noi ha detto no comment, non ha detto sì, no, ha detto no comment. E quindi è una situazione molto strana, perché mettetevi nei nostri panni. Non ci è stato detto di no in realtà, perché noi non siamo tenuti a conoscere il giapponese né a guardare le comunicazioni giapponesi. Non abbiamo mai lavorato così e ha senso, perché altrimenti sarebbe un disastro. Ogni nazione ha le sue regole. In questo momento nessuna nazione ha previsto la possibilità di negare esplicitamente in altre lingue che non fossero il giapponese il restream, quindi noi stiamo facendo quello che avremmo fatto in ogni caso. Comunque, mi aspetto una delle due cose tra Breath of the Wild e Switch Pro. Potrebbe starci anche Switch Pro, perché nonostante si parli di un Nintendo Direct solamente software, è chiaro che, grazie a Rocca Mike della sub, non ci vengano a dire, ragazzi, è roba hardware, ok? In un tweet, in un'immagine promozionale, altrimenti se scrivessero nero su bianco 20 giorni prima delle 3, ragazzi, ci sarà una Direct software ma anche hardware, tutti quanti dicono vabbè, allora hanno già annunciato Switch Pro. Quindi un annuncio di Switch Pro per forza di cose verrebbe celato, nascosto. Ma del resto, se non sbaglio, l'ultima diretta, ve la ricordate quella di Splatoon 3? Solo su giochi del 2021. E noi si disse: ma in realtà possono fare anche Breath of the Wild 2 volendo, perché non te lo vengono a dire il gioco del 2022? L'hanno fatto non con Breath of the Wild, ma con Splatoon 3. Quindi ci sono già precedenti di sottotitoli del Nintendo Direct che dicono A e poi il contenuto che vira da un'altra parte per sorprendere le persone. Quindi, insomma, potrebbe esserci effettivamente anche Switch Pro. Sarebbe coerente con insomma la segretezza anche che ha portato alla non diffusione di leak in questi giorni, una cosa notevole, insomma, encomiabile per Nintendo, visto che solitamente è la prima ad essere colpita da queste cose. E Breath of the Wild 2, grazie Vinsoski, che sia buona per il quinto mese, dicevo, e grazie anche Graceful Mars. Grazie, Giocostone! Grandissimo, sei tornato? Grazie, 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 grazie. Dicevo, insomma, morale della favola, Breath of the Wild 2 è 2 anni che manca, potrebbe fare poggio e buca con i 2 anni di mancanza di Elden Ring e fare i due fratellini che dopo 2 anni tornano insieme. È arrivato il momento, perché secondo me Breath of the Wild 2 chiuderà l'era Switch, o comunque, cioè non chiuderà, comincerà il momento lento di invecchiamento della Switch, ok? Perché c'era stato detto un anno fa che Switch era a metà del suo ciclo vitale. Ci aspettiamo quindi che nel 2023 si cominci a parlare di qualcosa di nuovo, anche perché per ora vende come il pane la Switch. Quindi 2022 è uscita Breath of the Wild 2, non dico che è l'ultimo fuoco, ma è il primo degli ultimi fuochi, ok? Quindi potrebbe starci, uscita 2022. Chi dice, ragazzi, uscita 2021 per Breath of the Wild 2, secondo me vaneggia. Non vi aspettate, nel caso, un Breath of the Wild 2 per il 2021, perché secondo me è infattibile. Sarà 2022, probabilmente la prima metà del 2022. Un marzo ci potrebbe stare a bomba a cannone, esattamente replicando il marzo 2017 di Breath of the Wild 1. E insomma, io credo che possa essere estremamente probabile questa finestra d'uscita, indipendentemente dalla sua presenza oggi nel Nintendo Direct. Anche metà del 2022, per carità, ci può stare, ma io proprio predico primavera. Perché? Perché c'è Legende Pokémon Arceus il 28 gennaio. Il 28 gennaio è una data strana per Pokémon, che secondo me è strategica proprio in previsione di un Breath of the Wild in uscita qualche mese dopo, per distanziarli abbastanza. Io mi sono fatto questa sega mentale, vedremo se poi sarà effettivamente così.
o meno. Peraltro sarebbe proprio la botta finale prima della chiusura del fiscale che chiude aprile, no? Marzo 2021, bababam, 2022, bababam, Breath of the Wild, ex Game of the Year, il suo primo capitolo, vendite alle stelle, Switch ormai venduta come il pane, si aveva venduto tantissimo all'epoca, adesso venderà tre volte tanto, siamo tutti contenti, si è fatto anche un bel 2021 della Madonna, pubblico il fiscale. Quindi insomma, Breath of the Wild 2 io lo vedo estremamente probabile, nel qual caso lì ovviamente non mi aspetto un altro teaserino, mi aspetto un trailer grosso, cinematico, come solo i trailer di Zelda sono. Bellissimo il trailer da brividi di Zelda Breath of the Wild, quello pre-release, a me mette ancora i brividi e il gioco l'ho finito. Me lo aspetto molto cinematico con gameplay però, quindi alternanza, momenti cinematic, momenti gameplay. Passo la parola a Chiara che dà le sue considerazioni sulla conferenza. Hai tendenzialmente già detto tutto, quindi... Sai che non funziona questa cosa perché... Sono d'accordo. Ho finito. No, potevi dirmi perché sei d'accordo? Aspetta, intanto attivo l'altro microfono perché altrimenti io ho tutta l'asta nella face. Sentite? Sì che sentite. Allora, aspetta. Giro di qua. Grazie a Mostar PNG che si abbona per il secondo mese. Grazie al Baco, grazie a Cabsuart. Ragazzi, grazie mille ai tanti regalini anche che state facendo oggi. Siete dolcissimi per l'ultima live del canale. E grazie a Ignazio che si abbona per il sesto mese. E Pokémon, cosa ti aspetti nel pratico? Cioè, tra il ventaglio di cose che ho detto, cosa ti aspetti? Grazie Lollo Napo. Non lo so, perché sono abbastanza d'accordo sul non voler avere i pre-order di Arceus che rompono le balle. Ah, il pre-order di Diamante Lucente per la Splendente, quindi effettivamente potrebbero non farlo vedere. Unite può essere un'opzione un po' alla Capcom maniera tendenzialmente, cioè se ci fosse Unite sarebbe abbastanza riempitivo del caso, della situazione. Sì. E poi non sono sicura che in generale Nintendo voglia mettere Unite nel mezzo della propria diretta E3, visto il modo in cui è stato percepito dal pubblico. Cioè secondo me a livello di marketing non è una scelta molto sicura da fare. Quindi... Sentite ancora il pan strano, scusatemi, sentite ancora destra, sinistra, strano? Si sente male raga, ma infatti tra poco rimetto il microfono quell'altro, però fatemi sapere se si sente meglio, perché ho cambiato il settaggio del microfono e in teoria ora si dovrebbe sentire molto meglio, vero? Immaginavo. Okay. A posto. E dicevi? Quindi non lo so, Unite potrebbe starci perché comunque abbiamo visto che altre software house hanno avuto bisogno di mettere dei riempitivi e io lo sento un po' come riempitivo all'interno dell'ambito, siamo in un generico Nintendo Direct, non in un Pokémon Direct. Ok. Ma come stavo dicendo, non mi aspetto che Nintendo voglia addossarsi le critiche che Unite si è portato dietro al suo annuncio nella propria conferenza E3, quindi secondo me non è uno dei titoli che ci possiamo aspettare. Cioè sarei più stupita di vedere Unite piuttosto che di non vederlo. Su Leggende Pokémon Arceus, quello che non mi convince è che il leak preannuncio avesse una quantità di materiali che sono ancora ufficialmente non rivelati. E quindi bisogna chiedersi come ha fatto quel leaker che ha ottenuto le screen che facevano parte del trailer, il titolo, Madonna, e tutto il resto, come ha fatto a ottenere anche materiale che però non è stato minimamente inserito sul sito, dici, dall'annuncio ufficiale. Grazie Panzerdon. E è perché magari quello che ha ottenuto faceva parte del secondo trailer. Io credo che però siano due leak diversi, sai, avvenuti nello stesso momento, ma non diversi. So se erano della stessa persona, perché credo che siano stati pubblicati su 4chan gli altri. Lui aveva il punto però in ogni caso è che nello stesso momento chi ha avuto accesso a materiali da leakare ha avuto accesso anche a cose che adesso a livello ufficiale non sono ancora state rivelate. Sì, scusatemi e un secondo. Tante. Mi dicono che ci sono novità sulla restream della Direct.
Nintendo ha twittato dal suo official account che i co-streaming non sono allowed, a differenza degli anni passati. Ragazzi, assurda questa cosa, perché vi assicuro che l'account italiana invece non si è espressa direttamente. Mentre Twitch Gaming ha il permesso di streamare lo show, no. Cosa? Quindi, cioè, loro hanno detto: se da una parte il canale Twitch Gaming ha il permesso di trasmettere lo show, noi non trasmetteremo l'evento perché non tutti quanti i creator possono co-streamarlo. Quindi Twitch decide di non mandare neanche su Twitch Gaming l'evento Nintendo, visto che non è possibile condividerlo da parte degli altri canali Twitch. Sì. Allora, aspettate. Io ho un'idea, intanto tu continua pure. Ho un workaround, ragazzi. Non farò commenti, ragazzi. Non farò commenti sulla cosa. Lo vedremo insieme il Nintendo Direct, ma in un modo speciale che adesso vi mostrerò. Faremo una cosa pazza, una cosa internet 2002, ma la faremo. Tu intanto parla pure. Ci diamo il via tutti quanti insieme. Più o meno, ma in una maniera tecnologicamente più avanzata. Okay. Ragazzi, non vi preoccupate, so io come fare. Siamo un po' tutti confusi, condivido la confusione con voi. A monte è strano che ci sia una volontà del genere, in questo caso, quando più che altro l'evento digitale è l'unico evento disponibile per il pubblico, quindi ripetendo quello che hai già detto prima, perché mi hai parlato per tre quarti d'ora e io non posso che essere d'accordo con cose che hai già detto, ma... Eh certo. È probabile che una decisione del genere derivi dal voler convogliare tutti quanti i numeri sugli streaming ufficiali e proprietari, e una decisione del genere in teoria può essere giustificabile solo ed esclusivamente nell'ottica di un annuncio importante. Poi questa cosa è coerente anche con i pacchi che sono stati mandati agli ambassador, di cui parlavamo ieri. Per chi non lo sapesse, i Twitch Ambassador sono stati recapitati, sono state recapitate delle scatole con un biglietto con scritto all'interno di questa scatola puoi trovare delle cose per festeggiare e per manifestare la tua esaltazione nel caso in cui domani, cioè durante il Direct, ci dovesse essere qualcosa che ti faccia andare particolarmente in hype. Non ci sono indizi su cosa possa essere il motivo di questo hype, come specificato dai biglietti delle scatole degli ambassador. Né il biglietto né il contenuto della scatola è in qualche modo collegato a cosa verrà annunciato a breve, quindi ancora non si capisce quale potrebbe essere il motivo di voler festeggiare in maniera così molto forte. In ogni caso, le opzioni sono un po' poche, nel senso, al di là di Switch Pro e al di là di Breath of the Wild 2, non penso che ci sia qualche altra cosa che possa muovere la community così tanto, certo. A meno che non sia qualcosa che non abbiamo minimamente preso in considerazione, come no, no, gli ambassador nuovo... Nintendo, non Twitch ovviamente, ragazzi. Ambassador Nintendo, ho detto Twitch? No, magari sono loro che... No, gli ambassador Nintendo, che sono le persone che facevano parte del programma Ambassador... Ragazzi, allora, io ho un'idea, ok? Io ho un'idea e adesso faremo un esperimento sociale. Siamo 8.000 persone e io voglio ridere, perché o dossiamo sto sito o il sito regge e creiamo una cosa che, uno, è un precedente, due, è anche uno spettacolo di cabaret che poi invieremo a Nintendo of Japan. Allora, ragazzi, io sto per linkarvi una roba, che è una stanza nella quale è possibile sincronizzarci tutti con un video, ok? Che in questo caso è il Direct. Però perdonami, non serve, essendo un video in diretta. No, perché essendo un video in diretta saremo tutti desincronizzati, ok? Secondo me crasha il sito, ragazzi, ma proviamoci. Io lo sto per linkare. Ma noi e loro siamo desincronizzati per forza per il nostro delay fra noi e la chat. Hai ragione, è vero. E essendo questo un video in diretta, noi non possiamo... Hai ragione, noi vero. Singoli utenti non possiamo vederlo in momenti diversi. Vabbè, quindi... proviamo lo stesso per capire se crasha, mi fa ridere. Cioè, ora vuoi entrare... ragazzi, c'è a sto punto, è una live cacciarona, non è più Twitch Direct, Direct. Va bene, dai, fatemi vedere se crasha, ragazzi.
Va bene. Ragazzi, non potrei capire che sta succedendo sul sito. Secondo me è crashato. Ma guarda cosa sta succedendo. Ragazzi, scusatevi, questo lo potrò fare. Mi strikeranno mica perché si legge Nintendo Direct. Ve lo faccio vedere, ragazzi. Non sono più sicura di niente. Una lista infinita di roba. Guardate, questi siete voi. Avete appena fatto. Penso sia esploso. Io non lo so. Cioè, lei. Io toglierei questa cosa. Non lo so. Hai paura. Ah, perché loro possono mettere Shrek. Come? E allora niente, ragazzi. Se ma potete... poi che cos'è? Ma perché continua ad andare in play e stop? Perché cioè, credo che la gente stia. Cioè, come credo che questo sito non permette di essere il capo. Come puoi pensare che sia una buona idea allora? Penso comunque sia morto. Sta cambiando qualsiasi video. Ok, quindi controordine. Io sto le vedendo cose di tutto, in ragazzi. Lineari. Massimo pericolo. Bellissimo. Faremo le cose in maniera lineare. Niente, ragazzi, l'ho chiusa. Ognuno di voi si terrà da una parte la diretta, dall'altra il nostro commento se ci vuole sentire. E fine. Allora, sarà più comunque che altro, noi abbiamo bisogno di sentire senza che l'audio vada in live. Questo perché si può fare, questo so come fare. Sì, però va impostato. Mancano 20 minuti, quindi io eviterei di rimandarlo. Allora, un attimo che sto scrivendo ai ragazzi, ma sì, guarda, okay. Per scusate, ma ci stiamo anche accordando per capire cosa faremo in Italia. Allora, no, Thunder Z, la restrizione solo per gli stream giapponesi, quello che hai capito, sì, ma 7-8 minuti fa Twitch sul suo account Twitter ufficiale ha condiviso lo statement giapponese dicendo genericamente Nintendo ha parlato di vietare il co-stream, di conseguenza anche se l'account Twitch Gaming ha il permesso ufficiale di streamarlo, dalla direzione di Twitch hanno deciso di non farlo poiché non tutti quanti i creator avrebbero potuto co-streamare. Però noi a questo punto la live poi la possiamo ricaricare subito su YouTube, bella per YouTube, perché loro hanno detto che poi si può ricaricare tutto. Quindi non costruiamo niente. Noi in teoria potremmo ricaricarla però prima cioè montandoci comunque sopra il video. Ok. Perché come reaction, se non mi ricordo male, sono consentite. Assolutamente. No, le reaction sono consentite. Quindi mi sto chiedendo una cosa. Se invece facciamo vedere immagini, è possibile chiedere a YouTube di mostrare tipo un frame ogni 35? In teoria in questo modo, senza audio e con le immagini, io potrei tranquillamente fare delle screenshot e mostrarle. Fare delle screenshot e mostrarle. Cosa mi vieta? Sto pensando a dei workaround, ragazzi, in diretta. Credo che sia logisticamente impossibile per il nostro PC, perché noi dobbiamo comunque avere la possibilità di vedere la source pulita, perché altrimenti cosa facciamo? Anche noi vediamo un frame al minuto? Sì, effettivamente dovremmo avere da una parte la diretta che va per davvero e dall'altra un programma che ti estrae i frame, che non so neanche se esiste. Sì. Fai 60 screen al secondo? No. Ragazzi, sono matti. Distribuire gli utenti sulle live è una necessità per YouTube. No, ma ragazzi, sono matti, punto. Cioè, non c'è tanto altro da dire. Però cerchiamo di capire come fare. Aspettate, ragazzi, devo mutarmi un attimo perché ho una comunicazione dalla. Grazie ragazzi degli abbonamenti regalo in questo momento proprio magico. E niente, io non è cambiato nulla, Ok. Ma infatti, cioè, io sono d'accordo molto. Secondo me è una mossa estremamente giusta. Sono contenta, sinceramente, che sia stata questa la decisione. Comunque, in ogni caso, io direi che facciamo le cose nella maniera più lineare possibile. Noi facciamo il nostro commento. Ah, quindi aspetta, perdonami. Lo comunico alla chat perché non l'avevo capito. Magari neanche loro. Ok?
È un discorso un po' diverso, ragazzi, e che francamente condivido. Ma io gliel'ho già tradotto due volte. Non l'avevo. Allora, guarda, io non l'avevo capito, probabilmente perché sono preso da un miliardo di input e quindi povera me. Però lo dirò lo stesso. Penso che lo abbiano compreso, però. Io lo ridico a me stesso, allora, e poi lo dico a voi, perché io invece non avevo capito, sinceramente. Non avevo proprio ben interpretato il tweet di Twitch. Avevo capito che su tutti gli altri canali, meno che Twitch Gaming, non sarebbe stato streamato. Invece non è così. Il tweet di Twitch recita, e io qui mi sento di dire, allora sono con loro al 300%, e faccio un discorso al nostro pubblico. Non dovete essere per forza di cose con noi, ok? Quindi ci sta che al momento della Nintendo Direct tutto quanto vada in malora e rimanga uno spettatore, perché penso non sarà possibile vederlo. Comunque li avverto. Come? Sabaco e Player Inside, penso lo sappiano anche loro. Esatto, li ho avvertiti comunque anch'io, però avvertili anche loro perché l'ho dovuto fare telegraficamente. Twitch dice: Nintendo ha twittato che il co-streaming non è allowed, a differenza degli altri anni passati. Anche se Twitch Gaming avrebbe... Non sentite? No, come non sentite? Anche se Twitch Gaming avrebbe il permesso di farlo, non lo farà perché gli streamer non possono farlo. Cioè è uno sciopero sostanzialmente. Sì, sì, sì. Sì, cioè è un... Siccome non lo possono fare i nostri streamer, neanche noi lo facciamo. Sì, sì. E io ci sto, perché allora non cerco neanche un workaround, ragazzi, perché trovo francamente assurda questa posizione. Trovo assurda questa posizione per il sangue non nostro, non nostro. Noi veniamo pagati per fare questo lavoro vostro. Trovo che questa sia una minchiata nei vostri confronti, nei confronti di persone con queste numeriche che si collegano per comprare i giochi e lo fanno in un ambiente che ritengono essere casa, che non è un canale aziendale asettico, ma una community. Ragazzi, abbiamo appena finito il gathering, ok? Qui, e abbiamo visto conferenze che toglievano appositamente la musica di MCA per farci streamare. Il mondo intero, ok? Sta lavorando per accettare che esistono queste famiglie, per coccolarle, ok? Voi oggi non siete stati coccolati. A voi oggi è stato chiesto: andate al canale madre, perché dobbiamo fare il numerone, non andate in questi canali che poi sono quelli che si giocano i giochi, sono quelli che li vendono, sono quelli che li fanno vivere, sono quelli nei quali avviene la condivisione proprio anche del multiplayer di tanti titoli. E quindi, guardate, lo dico apertamente, non sempre le politiche Twitch mi trovano soddisfatto. Oggi la mossa è estremamente intelligente, quindi io vi propongo quello che succederà, ok? E infatti secondo me Twitch, YouTube non reggerà un numero simile di spettatori e infatti crasherà, secondo me. Cioè io prevedo che YouTube crasherà e non sarà visibile bene neanche su YouTube questa conferenza, però chi vivrà vedrà. Io quello che vi propongo è di... Noi faremo lo streaming, perché, perdonatemi, ma non avevo capito questa posizione di Twitch e quindi per me cambia tutto adesso. Nel momento in cui... all'inizio mi sembrava una cosa, una certa posizione di Twitch, ovvero fatti vostri, e ora invece è quella esattamente opposta, ovvero insomma siamo con i creator, prendiamo la posizione dei creator. Beh, allora io ci sto e vi dico quello che succederà. Noi faremo la reaction, quindi ci vedrete così, non vedrete il video. Vi chiediamo, ragazzi, di andare sul canale di Nintendo Italia. Vi chiedo anche quest'altra cosa, quindi apritevi in un'altra scheda il canale Nintendo Italia, o tenete noi sul cellulare e vi aprite sul PC Nintendo Italia, o viceversa, dove vi trovate meglio. Per favore, questo ve lo chiedo da persona che sa come stanno andando le cose, non spammate dislike, perché vedo già che la gente scrive spammate dislike. Cioè, tra tutto, cioè, il canale di Nintendo Italia è la cosa che, credetemi, meno in questo momento si meno merita. Può essere responsabile di una decisione del genere. Quindi ricordatevi che questa cosa parte dal Giappone. Credetemi davvero, esatto. Non, cioè, mettete like o dislike se vi piace o non vi piace la conferenza, ma non gli riempite il video di dislike, perché non sarebbe giusto, ok? Non, in questo momento... È una teoria,
e non è una certezza, ma io non credo che in questo momento Nintendo Italia sia particolarmente felice di quanto accaduto. Io. Ok, però è una mia teoria, ok, è una mia teoria. Io dico che sono molto contenta di vedere che qualcuno ha tolto il dislike. Bravi, bravi ragazzi, bravi. Cioè, ricordatevi che è importante usare gli strumenti che avete per manifestare il vostro dissenso nel modo giusto. Ma sai qual è lo strumento? Guardalo qual è lo strumento. Lo strumento è che questa cosa rimarrà per sempre. Questa è una cicatrice, ragazzi. Ci sono in questo momento 8500 persone, non so quante saranno in live, ma questo numero qui, quando arriverà in fondo, e come questo arriveranno anche quelli degli altri co-stream, sarà un numero indelebile di una Nintendo Direct delle 3, finale delle 3 2021, di persone così. E io non metto neanche la musica di sottofondo, però ragazzi. Però leggere Freeside devo ammettere che mi fa ridere. Io non metto neanche la musica di sottofondo, amici. Cioè, vedranno questo numero, qualunque cifra mostrerà, vedranno questo numero con me zitto in silenzio, Chiara zitta in silenzio, che commentiamo una diretta che non si vede. Ok? E non si sente. E non si sente. E quando questo numero qui, tra l'altro, sarà altissimo, io la soddisfazione di mandare una mail la farò. E dirò, guardate in che condizioni avete lasciato questo numero di persone. Forse il costringere la gente a guardare la live in un determinato posto, perché sono gli unici a aver fatto questa cosa, non è proprio una grande mossa. Però, insomma, io qui lo dico, nel senso, credetemi ragazzi, se rimaniamo in 10, io lo capisco assolutamente, perché qui il protagonista è il videogioco, ok? Qui il protagonista è il videogioco. Però, ecco, ritengo che sia davvero assurdo. Ritengo che sia tutto veramente, veramente assurdo, veramente allucinante, non è giusto. In questo momento siamo di più sul canale qui, e se sommiamo anche quello di Sabaku, quello dei Player Inside, secondo me le numeriche sono folli, quindi rimanete con noi, chi vorrà rimanere con noi e imbracciare la causa del non si può vedere, grazie a Young Well delle Sabi Regalo, non si può vedere nel 2021... La diretta di quelli che è il calcio per Nintendo Direct, ci siamo. E ragazzi, non è una questione di diritti, perché a livello legale hanno ragione loro, punto. Però del livello legale, nel momento in cui l'intero mercato va verso una direzione, ce ne sciacchiamo le palle, perché non lo facciamo. Quindi a livello legale noi rispettiamo assolutamente questa cosa. Però è assurdo, e vi chiedo scusa, ok? Stavolta se la prendo particolarmente sul personale. Però non siamo un canale qualunque noi per questa community e per questa azienda, capite? Non siamo un canale qualunque. Non voglio togliere nulla a Michele, non voglio togliere nulla ai Player Inside, non voglio togliere nulla a chiunque faccia del contenuto videoludico in generale. Noi però siamo una community che da 5-6 anni lavora proprio nel gregge di casa Nintendo, facendovi veramente vivere in maniera speciale tanti giochi, non ultimo Pokémon Snap, per il quale abbiamo dedicato una 12 ore, credo che nessuno abbia fatto altrimenti, ma semplicemente perché noi abbiamo un certo percorso. Questo percorso non è solo il nostro, è anche il vostro. Voi vi collegate a queste live, voi donate, voi vi subate, voi sostenete, voi vi guardate i video analisi che poi arriveranno comunque dopo questo direct, e quindi non lo ritengo corretto. Non lo ritengo corretto nei vostri confronti. Secondo me le vostre views valgono, e valgono nel luogo che avete scelto come casa vostra, che è questo non perché siamo più speciali di Nintendo, ma semplicemente perché esiste un lavoro, lo streaming. Però via, non deve diventare una live per il sociale, quindi io davvero qui mi fermo, e proprio in protesta finale io parlo di videogiochi, e quindi mi comporterò esattamente come se avessi il feed. Ok, perfetto. Ragazzi, siamo 10.000 persone, io sono contento di questo, ovviamente, e sono contento anche del fatto che i dislike non siano piovuti sul canale di Nintendo Italia. È un comportamento molto maturo da parte di una community che ancora una volta si mostra con delle palle quadratissime, anche in un momento estremamente imbarazzante, non saprei come altro definirlo. È imbarazzante quello. Aggiustiamo che l'audio. Come? Aggiustiamo l'audio nel senso che ok, dobbiamo, sì, certo. Dobbiamo impostare di poter sentire. Allora, guardate ragazzi, così lo aggiustiamo l'audio noi. Come? Voi non sentite niente adesso. Sentite solo dalle casse. E ora manco da quelle. Adesso voi non sentite nulla. In teoria voi non sentite neanche la musica di sottofondo.
E quindi se ti serve una mano vengo di corsa, scrive Paolo. Voi non sentite niente, sentite però noi, siamo 10.000 persone. Ragazzi, non vi... Allora, credetemi, 10.000 persone che si preparano a vedere una live di noi e basta, le nostre facce, è una cosa che mi rende contento tantissimo, perché riversa l'amore che provate per noi e per il vostro, per il nostro lavoro. Cosa succede? Ah, pensavo successe qualcosa. Dicevo, no, però dicono che un po' la sentono. Un po' la sentono, ma è molto strana questa cosa che voi sentiate la musica. Vabbè, ma se la sentite molto... Ragazzi, non arriva lo strike per la musichina bassa che si sente, capiamoci, altrimenti davvero... Cioè, no, non può arrivare... Non può arrivare il... Leggo Freeside, ragazzi. Ma è un po' che va avanti. Siete scemi. Adoro questa cosa, ma... Ragazzi, credetemi, non è un bel momento. Non è un bel momento per... Per lo streaming, non è veramente un bel momento. Io non pensavo che saremmo arrivati a questo, eppure ci siamo arrivati. Vabbè, tutta l'Italia è in tutta l'Italia è in questa situazione e Twitch Gaming non restreama. Questa è la cosa che più mi fa mi fa dire va tutto bene. Ragazzi, 5 minuti. Io spero che arrivi Pokémon. Ah, ovviamente, amici, non so quanti siete adesso, se si sta aggiornando il counter o meno, lo dico a tutti. 40 minuti di Direct. Poi dopo, appena è finito il cazzo di Direct, appena è finito il Direct, c'è scritto in quel tweet che finito il Direct io posso fare quello che voglio. Significa che lo posso fare su YouTube come su Twitch. Finito il Direct, si guarda il Direct in diretta. Perché tanto è già avvenuto. E quindi mi possono dire niente. Al massimo si guarda senza audio, in freeze frame, ma si guarda. A costo di andare sui siti ufficiali. Quindi non vado via. Esatto, lo possiamo riguardare. C'è scritto esattamente questo nel tweet. Finita la diretta, potete ricaricare invece la vostra reaction montata sul Nintendo Direct. In teoria, io potrei mandare un video preregistrato finita la Nintendo Direct, nella quale c'è una reaction alla Nintendo Direct, e invece siamo noi che stiamo reggendo per la prima volta, quindi non mi possono fare più niente. Finiti i 40 minuti di Nintendo Direct, noi rifacciamo la Nintendo Direct praticamente. E che insensatezza, amici, sono d'accordo con voi, è allucinante. È allucinante, però davvero basta. Basta, perché non è giusto nei vostri confronti, non nei vostri, perché noi abbiamo il vostro supporto. Siete qui, vi subate, sostenete il canale, siete in tanti, non è giusto per voi, basta. No leggende, predictions finale. No Switch Pro, no leggende Pokémon Arceus, no BDSP, cioè Diamante per la remake, sì Pokémon Unite, sì Breath of the Wild 2. Tocca a te. Difficile, ma direi volete fare multi Twitch per aprire il multi Twitch? Ci può stare, mi piace, è una bella idea. Multi Twitch Nintendo Cydonia, ve lo faccio fare così, ha super senso. Ragazzi, aprite questo link e vedrete contemporaneamente sia la nostra diretta e fate views su entrambe. Dai. Però aspettate, no Nintendo questa, facciamo... ormai l'ho fatto, vabbè. Vabbè, aspetta. Aspetta che tolgo la musica, tanto loro non la sentono. Però va ridato il link. Vai. Nintendo Hit, credo sia. Nintendo Italia. Ragazzi, c'è questo workaround. Possiamo rubare così. Non è la stessa cosa. Sono offline quelli di Nintendo Italia. Lascia perdere. Facciamo sta trasmettendo così. Live in questo momento. Allora pigiaci. No, pigia su Nintendo Italia. Esatto. È in streaming. Ok, pigiaci ancora. Dove? Faccio io. Ok, perfetto. Ragazzi, vi stiamo per dare un altro link. Perdonateci, ma facciamo le cose fatte per bene con i sottotitoli in italiano. Ok? Se non crasha.
non sta funzionando, ragazzi, questa cosa. Noi, perlomeno, non so se funzionerà a voi. Multitwitch è andato offline, credo. Sì. Ok, ok, perfetto. Ce l'ho, ragazzi, ce l'ho. Ragazzi, ce l'ho. Dossatelo poco, ma dossatelo, perché almeno ci entrate tutti. Tanto se ci entrate non vi chicca, ok? Se non ricaricate non vi chicca. Guardate, così lo vediamo in italiano, ok? In italiano. Mod, continuate a spammare questo link. Continuate a spammare questo link fino a che non inizia la direct. Abbiamo 60 secondi di spam puro di questo link. In questo modo potete sentire contemporaneamente sia noi che la direct. Qui in streaming non si vedrà nulla, ma sul sito sì. Quindi tenete aperte entrambe. Tenete aperte sia la nostra stream e la mutate qui su Twitch, sia qui. O se no, non so se in realtà le views valgono entrambe, qui non ne ho idea. Non si apre? Perché sta esplodendo, ragazzi. Se non vi dovesse andare il link, aprite anche su Nintendo Italia. Ragazzi, 30 secondi. Ci siamo. Hype. Ma perché dobbiamo guardarlo qua? No, è vero. Noi lo guardiamo direttamente da qui. Chiudilo. Così almeno togliamo una utenza. Freeside. Sto leggendo nell'altra chat Freeside. Peggy 18. Dove è partito? Ah, ok, dalla live di Twitch. Ok, ok, la guardiamo da qua. Ci siamo, ragazzi. Direct sia. Che palle gigante Twitch che non ha restreamato. Sono ancora un attimo scosso da questa cosa. Minasan, konnichiwa. Ok, guida per il Nintendo Direct di oggi. Ragazzi, se non vi carica il multi, teneteci aperti e caricate anche YouTube. Nintendo Switch va 発売 から 5 anni になりますが, おかげさまで Nintendo Switch ora ha 5 anni, continua a far divertire tutti i giocatori del mondo. Siete in tanti a giocare su questa console. Beh sì, 30 milioni. Minasama, hontouni arigatou gozaimasu. Difficile guardare queste con entusiasmo questa cosa, purtroppo. Softmaker-san kara mo kore made samazamana genre no soft wo tasu go teikyou itadaite orimasu. Kore kara goran itadaku direct de minasama ni totte yoi soft to no reai ga areba to omoimasu. Konkai no direct de wa nennai ni hatsubai ga yotei sareteiru taitoru o chunshin ni saishin no jōhou wo otoroke shite ikimasu. Speriamo che piacciano anche a voi, ragazzi. Dai, dai, Zelda, Zelda. Channeling su Zelda. Siamo tutti insieme, ragazzi. Questo è quel che conta. Siamo insieme a goderci una direct. Del resto ne parleremo dopo. Smash? Questo sì. Aspetta. Ganon, ma in teoria è Jin? Kazuya? Sì, 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 è Kazuya, è Kazuya. È la scena di Kazuya che butta Jin dal dirupo. È Kazuya. È Kazuya. Anzi, no, butta Yachi, non Jin. Kazuya dentro Smash, assurdo. Cosa l'hai riconosciuto? Ragazzi, la cicatrice. Tanta roba, ho paura che possa trattarsi di un PG molto simile a Ryu, che infatti fanno vedere. Scrivi pure, non possiamo vedere la diretta, così almeno chi si collega adesso lo sa. E moderatori, spammate pure ogni tanto il link di multi-twitch. Assurda questa cosa, eh? Assurda, assurda, assurda. Ha buttato anche Capitan Falcon. E tutti. Ecco, sapete come potrebbero sorprendermi qui? Con una Tekken Force ma dentro Smash, che in realtà, se ci pensate, è la modalità che c'era nel Melee. Com'è che si chiamava? Non era All Star. Ricordatemi come si chiamava. Quella che poi si è evoluta nell'emissario del subspazio. Non so se ve la ricordate. Ora non mi ricordo il nome. Inserita in Melee e evoluta con l'emissario del subspazio. Comunque, Paug.
No, Brawl non era Brawl, credo. Era la modalità nella quale giocavi a scorrimento e ammazzavi i vari Goomba del mondo di Mario, i mostri di Ocarina of Time, eccetera, eccetera. Non mi pare si chiamasse Brawl. Kirby. Li butta tutti. Sì. Ma perché? Perché fa così in Tekken. Però tanto Kirby ora risale, sta a vedere. Infatti. E ci sta. Okay. Oddio. Spero che non ci sia qui una presentazione lunga. Stai a vedere che hanno fatto sta cosa? Perché invece è un direct terribile, non c'è niente dentro. No, no, ve lo presenteremo dopo più avanti, per cui chiedo pazienza. Grazie le salve. Per oggi breve video delle sue mosse. Ok. Vediamo. Sarà sicuramente un altro di quei PG che guarda solamente in una direzione. Cioè che si gira in automatico, per capirci. Come io. Ok. Crouching. Ma non c'era il no restream. Ragazzi, almeno le nostre facce le potremo ancora restreamare, credo. Nintendo, no a Sidonia. In particolare, Chiara ancora, ma Sidonia. Comunque, di base, direi che ciao, ragazzi di Noku. Potete concentrarvi sul direct senza starvi a chiedere se noi possiamo gestire la situazione in maniera diversa. Abbiamo passato tutto il giorno. Ci sei provato, ragazzi. A lavorare dietro le quinte. Credetemi. Con io tutte le persone con cui potevamo parlare. Ho montato la Dumb Battle mentre ero al telefono, Chiara lo sa. Stavo montando così. Quindi, cioè, apprezziamo che voi vogliate magari darci qualche spunto, però purtroppo abbiamo già fatto quello che si poteva fare e questo è il best outcome possibile. Ragazzi, provate ad andare a mettere per due la diretta se siete indietro. E i primi 5 minuti sono andati. Però vabbè, è poco, va benissimo. Ci sta a aprire la diretta con un personaggio di Smash. Per me super sensato. Available quando non si sa, ma in realtà tra un po', perché faranno prima il video presentazione sul canale Nintendo. Multi Twitch funziona, infatti ragazzi potete andare su Multi Twitch. Ok, primo titolo. Ma è la Disney. Sì. No. Sì. Secondo me sì. No. 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 Decisamente no. O è Life is Strange disegnato? Perché ora ho molto il dubbio. E invece... Madonna! Madonna, ragazzi, le teorie di Chiara, incredibile! Life is disegno. Ah, però aspetta, lei è Alex. Lei è nuova, quella di Color. Ora ricevo la lettera di Smash. Ok, quindi un annuncio già fatto in realtà, perché è lo stesso identico della diretta di Square Enix, ma dal lato di Nintendo Switch. Comincio a capire. No, dai, vabbè, ci sarà Breath of the Wild 2, dai ragazzi, ci sarà Breath of the Wild 2. Ragazzi, noi sappiamo cosa può salvare questo momento. Comincio a capire tante cose. Ed è un piccione. Un piccione. Cioè? Roba di Animal Crossing. Ah, ok. Remastered collection comes to Nintendo Switch later this year. Vabbè, sì, questo ci sta poco. Ok, Nintendo Switch offre giochi per tutti i gusti. You are Star Lord, leading a legendary band of heroes for hire in this thrilling action adventure game. Jump on a wild ride. Perché c'è tutta la roba già vista. Ragazzi, per chi ha visto le tre con noi, è tutta roba che abbiamo già visto. Questo è Marvel Guardian of the Galaxy. Grazie, ragazzi, le sub. Comunque il fatto che continuino a starci 9k persone è incredibile. Davvero mi scalda il cuore, ragazzi. Siete dolcissimi e io voglio un bene dell'anima a tutti voi. In this real-time arena-based shooter, you'll squish your invertebrate opponents in 32-player cross-platform combat, play in daily challenges, battle modes, and seasonal events to worm your way up the ranks.
Plus, the patchwork bear outfit, ok, costume orsetto patchwork fondamentale, ragazzi. A new map, Spaceport Showdown, launches with fondamentale. Rumble, wriggling onto Nintendo Switch June 23rd. Cioè, capito, già queste cose non è che vi avrebbero fatto troppo piacere, però nella giornata di oggi, secondo me, sia per il pubblico che per gli streamer, sarà davvero difficile accogliere qualcosa che non sia Breath of the Wild 2 con entusiasmo. Dear Villagers, ok. Questo in realtà sembra anche carino, però mai conosciuto prima di adesso. Oddio, ora sembra un po' meno carino. Ah, ma l'avevamo già visto. Non è vero, l'avevamo già visto. Ai Game Awards, mi sa. L'avevamo già visto. Astria Ascending. Forse l'avevamo già visto ai Game Awards. Tupan Campus già visto, ragazzi, già visto durante il Summer Game Fest, se non mi ricordo male. Stiamo crescendo comunque di numeriche. Lo sai perché? Anche tu poi in campus, ragazzi, sicuro già visto, non so se durante il Summer Game Fest o no, ma credo proprio di sì. Mi pare fosse nella conferenza. Oh, sì. Oddio, non ho il dubbio. Ma mi sembra di sì. A beloved series rolls into its 20th anniversary this year. 20th anniversario cosa? Vedo le banane, ma non capisco. Non penso sia non lo è per Donkey il 20esimo, infatti ok, è Monkey Ball. È un gioco dove letteralmente c'è una scimmia su una palla, un po' puzzle game, un po', cioè più che puzzle game, un po' action racing, nel quale tu devi praticamente andare con questa scimmietta su vari percorsi capendo dove non cadere. Quindi è, dico puzzle perché in realtà ricorda le Astrobot. Resident Evil. Resident Evil, il puzzle che hai fatto su Resident sì, Evil ma delle palline. Ha dei livelli. Beh sì, è vero, hai ragione. E niente, ragazzi, rimasterizzato. Per carità. Diciamo che un quarto della conferenza è andato con Super Monkey Ball. It's a blast from parties past, and you're invited. Ok, la festa continua di Mario. No, il party direttamente. Of course you are. It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. Cioè? Live it up on five classic boards from the Nintendo 64 era. Birthday cake and Space Land. Each board is packed with zany events guaranteed to keep you on your toes. Okay. Però è sempre sull'ultimo Mario Party. DLC. Infatti, perché è la grafica è la stessa, è comunque l'ultimo Mario Party, è semplicemente un All Stars. L'ho chiamato Superstars. Sì, sarà un All Stars dei Mario Party. Si è bloccato il multi, ragazzi, switchate YouTube. Tanto se ci tenete aperti sul cellulare. È molto carina questa cosa. Mario Party vive dei suoi minigiochi e ormai, secondo me, alcuni sono ormai legati talmente tanto al passato che sono percepiti come nuovi dall'80% dei giocatori. Ma l'avevano già messo online? No, ti ricordi non c'era online? Quello è tutto online, dice. Oh, allora, non so se è la prima volta, ma io ricordo che al lancio non era possibile giocare online. Ah. Nel caso è una introduzione di adesso. Launching on the Nintendo Switch system October 29th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. A meno che non sia proprio una. Perché quindi non è un DLC, ma è un Mario Party nuovo. A parte. Sì, sì. Che però è praticamente allo stesso core del Mario Party uscito qualche anno fa, due anni fa. Ah, non mi so mese fa. Ma mi sa che effettivamente è proprio un gioco nuovo perché ha aperti i preordini. Sì, 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 sì. Metroid Prime 4. Un altro nuovo capitolo. Dai. Vi leggo ragazzi, ma sarà quello 2D. Metroid 5. Ma ragazzi, il 4 non si fa. Si fa direttamente il 5. Porta sfortuna il 4. Se comunque è blu, quindi in teoria è della saga Fusion. L'armatura, dico. È
In realtà qui si gode, Inquietante quel coso. Qui si gode. Sì, sì, ragazzi, Dread. Ovviamente questa è la saga 2D, quindi è separata rispetto al 3D, ok? Non c'entra niente, non ha la dicitura Prime, quindi ecco perché è 5, però mi faceva ridere farci la battuta. Questo penso che lo porterò tutto in live, perché a me sti giochi piacciono da morire. Da morire. Ma guarda anche i mostri come interagiscono con il giocatore. L'ambiente circostante. Saltano, si arrampicano. È uno di quei giochi nei quali devi essere estremamente intelligente a guardarti intorno e non solo a sparare. Mi ha fatto una bella prima impressione questa. 8-10. Però data italiana, perché ovviamente siamo con Nintendo Italia, quindi effettivamente 8 ottobre. Primo Metroid in 2D da circa 19 anni. Metroid Dread. Come suggerisce Dread? Ok. Ci saranno varie minacce. L'abbiamo visto, infatti. Era quasi, c'era quasi questo risvolto spooky, no? Di queste creature che ti inseguono. Anche tu, no? Hai avuto la sensazione. 8 ottobre, perfetto. E strisciano addosso a te. Bello anche l'amiibo. Interessante. Interessante. Comunque, il nemico, secondo me, pesca a mani bassissime le torrette di Portal. È vero. Celebri serie ritornano su Nintendo Switch. Ok, credo sia un altro momento fillerino questo. Just Dance. È una buona notizia, ragazzi. Questo è un annuncio per il quale essere belli carichi. Non è ovviamente quello spaccamascella, però torna Metroid 2D dopo tanto tempo. Non so se il fatto che abbia l'armatura blu lo lega effettivamente alla serie Fusion, perché sono troppo arrugginito ormai con Metroid, però... bella. Sono contento, lo giocherò, spero di seguirlo con interesse anche in pre-release. Beh, in realtà se ci pensi, rispondo a BB01, Metroid anche nei suoi primissimi capitoli ha cercato di essere spooky, spaventoso, almeno a livello di cosmic horror, visto che è uno dei termini più usati di questo E3 2021. Quindi credo che un'altra wave, oltre a quella degli zombie a 4, è quella del cosmic horror, e Metroid adesso ci ritorna con Dread. È il sequel di Fusion, ok, ok, ok. Ah, Kakarot. Ragazzi, anche Kakarot. So che il Pardini lo fa. Per me Kakarot è un gioco piuttosto bruttino. E l'ho giocato, l'ho giocato e in pre-release. Non piaceva a Giuseppe Kakarot. No, non piaceva a per niente a Giuseppe. Nel senso, gli ha dato 7, però è perché c'è Dragon Ball dentro e quindi... No, ma è un'obiezione valida. Cioè, a livello di franchise, ha il potere del franchise e la gioia di rivivere la storia del franchise. Ma a livello di gioco, ragazzi, mamma mia. Hey, why not help out the locals? Or collect ingredients for delicious meals? You could always train to acquire new skills too. There are lots of things to keep you busy. The boss battle episodes, a new power awakens parts. Grazie ragazzi delle sub, siete veramente dolcini e bellini. Kakarot plus a new power awakens set punches its way onto Nintendo Switch September 24th. Mario Golf, che è prossimo all'uscita, quando? Il 24? È adesso. Prossima settimana, ora non ricordo quando. Mettere alle 3 un titolo già annunciato, già visto, che esce da una settimana, vabbè. Hit different types of shots and aim for under par. Per ora siamo tutti d'accordo, al di là, ragazzi, al di là della storia di oggi, lasciamocela scivolare addosso. Per ora non siamo minimamente vicini a Microsoft. Probabilmente non lo saremo neanche se esce fuori Breath of the Wild 2, ma per il semplice motivo che è un overhaul. Per ora...
Cioè, è una di quelle conferenze che guardi con un occhio solo, aspetti un attimo che arrivi la roba grossa, intanto vabbè, ok, sì, l'ennesimo titolo che abbiamo già visto, ok. Però, Metroid. Beh, più che altro non hanno annunciato Metroid Dread come grande titolo, cioè a livello registico, sì. Quale punto del trailer hanno dedicato, cioè del direct hanno dedicato a Metroid Dread, e per come lo hanno presentato, secondo me lo hanno trattato come annuncio nella media. Che ci sta, vuol dire che teoricamente vuol dire che gli spot grossi, ciccioni, sono occupati da qualcosa ragazzi, di ancora però, migliore. Un'altra volta, Monster Hunter Stories. E... via. No, è che... vabbè. Vabbè, magari... grazie, non so, Oscar. Stiamo arrivando verso la metà. Siamo 18 minuti su 40. Vediamo un attimo se ci fanno vedere degli scorci nuovi del gioco. Qui queste non le abbiamo visti ieri durante la conferenza Capcom. Dai dai, ci stanno facendo vedere un po' di gioco. Sono interessato. Bello il fatto che si possano usare le mount come nel vecchio capitolo. In realtà mi spiace che non si possano usare in Monster Hunter Rise. Si possono usare solo per attaccare, ma non per spostarsi al di là del cano. E invece mi piacerebbe una meccanica per la quale poi, non lo so, se hai battuto un mostro specifico X nella mappa ma l'hai catturato, puoi usarlo come mount fino alla fine del livello. Mi piacerebbe. Tipo per volare, no? E spostarti ancora più veloce. Immaginatevi il Valstrax. Bello, andare sullo Zinogre proprio mi gaso. Buckle up, Ryder. Che fai? It's going to be a real monster of an adventure. Poi vabbè, avete visto, c'è la fase di Gathering, la Carbalite Ore. Lo proveremo, ragazzi, lo proveremo. Lo proveremo, anche se l'ho già detto durante la conferenza Capcom, il primo demo del 25 giugno, ottimo. Il primo capitolo aveva un battle system un po' troppo semplicistico. WarioWare! Ti prego, voglio la resurrezione di WarioWare. Did you miss me? Hey, what do you mean? Who am I? It's me, Wario. And it's finally ready. Fammi vedere dei bei minigame, ti prego, mi denudo per WarioWare io. You get to control me. I'm to do this. Ok, c'è un po' di dunkness, vai, fammi vedere la dunkness. Bello, piccioni che cacano, ci siamo. Fammi vedere la dunk. Ragazzi, mancava questo agli ultimi WarioWare, la dunkness. Beh, piccioni che cacano, tizio che si toglie i punti neri. Stile grafico non mi fa impazzire. Potrebbe essere più crudo come i primi WarioWare. Mi turba il fatto che Wario stia parlando. E solitamente sono... Eccoci la dunkness. Eccoci. Ragazzi, sto vedendo roba figa per WarioWare. Ce la facciamo insieme questo. 10 assolutamente, va bene. Non ho visto cose sbagliate. Contento per WarioWare. Spero che ovviamente poi a quello che ho visto si aggiunga del bel gameplay sui minigame. Tanto sì, c'è proprio il multiplayer qui. No, Gianluca Angeli, non sono d'accordo. Bello per i primi 10 minuti. Io i WarioWare li ho giocati e i primi erano belli per tutto il tempo, non per 10 minuti. Altro gioco? Shin Megami Tensei 5, Shin Megami Tensei 5, Shin Megami Tensei 5, Shin Megami Tensei 5, Shin Megami. Your life is fairly normal. Datemi sta cazzo di data. Ma che bello che è. Datemi sta cazzo di data. Reality is upended. Ci stiamo riprendendo. WarioWare e Shin Megami insieme, ci stiamo riprendendo. La mettono sul risucchiato. Che il protagonista è credo una donna. Credo sia una donna. Io non credo perché i pantaloni. Sì. C'è l'accanto delle ragazze con la divisa con la gomma. Io ho questa teoria pazza secondo la quale in realtà il personaggio viene risucchiato
Vedete il Kagutsuchi che vabbè c'è in ogni Shin Megami, ma viene risucchiato nella dimensione di Nocturne ed è per questo che... ed è per questo che ci hanno fatto la remaster. Si parla di realtà alternativa, ragazzi, non di solita distruzione del mondo. The world is now transformed into a sprawling demon infested wasteland. Though friendly demons do exist here, many are hostile and will attempt to destroy you. Harness your powers to fight demons using a command base system. Oh mio Dio, è bellissimo. Finding their weak point is key. By targeting it, the number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Assolutamente. Though demons are formidable opponents. È proprio la Tokyo di Nocturne, sembrerebbe. Which begin when you open a conversation with them. Mi piace molto tutto quello che sto vedendo per ora. Che dolore leggere My Persona 5 Tarocco. Che dolore! If a negotiation is successful, a demon Godopoli. Will become a powerful ally. In some cases, by rejecting a demon's request. Certo, vabbè, questa è una meccanica che viene spiegata a chi non conosce Shin Megami. Praticamente se tu parli con un demone, puoi o convincerlo a venire con te, o al contrario lui ti manda a fare in culo, ti fotte i soldi e se ne va, o ti attacca dopo averti fottuto soldi e oggetti. Eccoci la Cathedral of Shadows, where demons gather. Ragazzi, io sono blessato da questa parte, Nintendo sa come comprarmi. Però questi FPS un po' così, no, eh? Shader, muah! Shader, muah! Comunque credo sia una ragazza. Madonna, ragazzi, mi vuoi fare le seghe dopo. Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively. Cioè, Elden Ring il 21 e Pokémon il 28. Shin Megami Tensei 12 e Pokémon il 19. Ci sono settimane in cui un fa un cazzo e settimane in cui... Shin Megami Tensei 5 desu. Demo? Demo, quello che dice lo stesso. Ma magari ne parlano al Treehouse. Perché stai continuando a chiedere del gameplay se hanno il Treehouse dedicato al gameplay? Allora. Ma io volevo proprio la demo mia da giocare io. Ah, ok. Cazzo me ne di loro. Ok, Danganronpa, ragazzi, mai giocato, anche se tanti mi consigliano di farlo. Sono curioso. Credo sia un uomo molto androgeno il protagonista. Oddio, potrebbe, per carità di Dio. Io però, cioè... Ecco, se siete anche da Sabaku, ditegli che in questo caso io gli faccio volentieri da maestro, se vogliamo fare la coppa di Shin Megami. Però sarà veramente difficile, perché insegnare Shin Megami Tensei a qualcuno, secondo me, è una delle robe più complesse che si possano fare. Oddio, Danganronpa sopravvalutatissimo, ragazzi. Non mi esprimo. Diciamo che mi ricorda molto la versione animish di 999 e quindi non mi attira particolarmente, ok? Perché mi ricorda molto l'ambientazione di 999, ma con questo disegno molto kawaii Disney. E quindi però non l'ho giocato, quindi. Sì, senza i toni drammatici. Però è solo sensazione che ho, capito? Non ho non posso insomma dire altro. Has been expanded into a standalone game. Danganronpa S. La metà dei casi sono stupidissimi. Ah, ok, quindi è proprio un gioco comico. Among Us ma con la trama, ok. Non è come 999, ma infatti io, ragazzi, vi dico a pelle quello che mi ha sempre comunicato dai trailer. L'evento non è finito, ragazzi. Questo è quello che Nintendo ci permette di fare. All four games will also be individually available on Nintendo. Comunque c'è, vabbè, c'erano 10.000 persone senza un page con... No, siamo un page. Ah sì, siamo un page. Così. Quando... cos'è? Fatal Frame? No, Project Zero. Ah, giusto, era Project Zero, l'avevamo già fatto vedere. Vabbè, da cellulare non so se... Cioè, perché sono i miei canali live. In this horror adventure game, you'll uncover the mysteries surrounding the ethereal but deadly Mount Hikami. Believed to be at the center of many disappearances. Ghosts frequent this mountain. Your only defense is a... Ragazzi, Shin Megami Tensei 5 per ora è la cosa più bella che abbiamo visto. Face your fears as you explore a variety of unsettling locations.
Guardate la mia faccina. This story features various protagonists, letting you experience the game from different perspectives. New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami? Mi sta piacendo tantissimo quello che vedo. Project Zero, Maiden of Black Water, creeps onto Nintendo Switch. Quest'anno, vabbè, c'è tanti mesi ancora, siamo quasi a luglio. These games and DLC are coming soon. Some even today. Ragazzi, dai, Animal Crossing. Veri problemi di FPS. Dai, Animal Crossing, dai. Dai. The war is not over. Raise hell. Doom Eternal. Expansion for Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. E dopo Animal Crossing, perché sono sempre insieme. È vero, sono usciti insieme. Quindi... No, no, ma non Project Zero in generale come saga, Mr. Empy. Io ti parlo della, dell'estetica che ho visto e della tecnica, dell'esecuzione. Non, ho visto tanti rallentamenti, roba un po' strana. Tanti rallentamenti e una grafica non bellissima. Quindi, per quella la mia smorfia. Non per la saga che conosco. Ecco Animal Crossing. Two iconic skateboarding games fully remastered in HD. Skate to era-defining jams as the legendary Tony Hawk and a roster of new and returning pros. L'unica cosa che conosco di Tony Hawk sono i suoi tweet. On the go with all the original game modes. Sì. Tweet, sì. Perché? Raccontali quando va in giro, la gente non li riconosce. Ok. Oppure gli dice che assomiglia a Tony Hawk. Mi hai capito un sacco. Quindi, praticamente, ragazzi, momenti top... Metroid, WarioWare e Shin Megami. Per ora secondo me Metroid unico annuncio veramente mass mediatico dai tre. Perché è Macedonia ma Shin Megami. Ragazzi, Shin Megami mi fa sbrodolare. Ed è la cosa secondo me più bella videoludicamente parlando che abbiamo visto, ok? Cioè se vogliamo fare cultori del videogioco, era la cosa più bella. Era bello graficamente, so, conosco il gioco e so che probabilmente sarà bellissimo. Mi è piaciuto l'immaginario che ho visto, mi è piaciuta la tuta cibernetica, quindi il character design, ho gradito gli shader dei demoni, finalmente anche Shin Megami Tensei è bello da vedere, visto che in realtà Atlas era diventata bella da vedere quasi solo quei persona. Dio Madonna, un altro annuncio uguale identico a quello di prima. Bellissimo Mario Rabbids, lascio a te il commento, ma l'abbiamo già visto. Chiara l'ha finito, quindi prego. Però ecco, dicevo, Shin Megami non è per tutti. Che devo dire? Nel senso, cioè, figo, io mi sono divertita molto, l'ho giocato tutto, ho anche cominciato a farmi le sfide extra. Cioè, per dirti, io questo, per esempio, quando esce lo voglio riprendere in mano. Vedi qualcosa di diverso rispetto al primo capitolo? Ci sono nuovi support qui. Penso, cioè, a livello di grosso delle meccaniche mi sembra potenzialmente uguale. Ma sicuramente l'avranno sciorinato meglio nel Direct Ubisoft, ma non l'abbiamo visto. È l'unico che non abbiamo visto insieme al IGN Summer. Io, se cambiano capitolo e chiudono il capitolo del Direct dedicato ai DLC senza aver parlato di Animal Crossing, io mi arrabbio. Advance Wars. Dal cimitero, Advance Wars. Ma non ne parlavamo qualche giorno fa di Advance Wars? Non ne parlavamo qualche giorno fa, ragazzi. Game Boy Advance. Con Sabaku, vero? Thrilling stories, memorable characters, and vibrant gameplay in store as you lead the commanding officers to victory. Carino. Ci ho mai giocato, ma lo ricordo. Soprattutto appunto dopo che mi hanno rinfrescato la memoria, ragazzi. Sì, si stanno pubblicando culi, cazzi, intanto. Sulle chat di Nintendo eShop. Quello c'è. Come è finito il capitolo? Mike al cazzo durissimo. Prima ce l'avevo io, ragazzi, con Shin Megami. Attenzione. Questo era il Warriors, ragazzi. Il pass di espansione l'avevano già annunciato. Allora, per me mancano 8 minuti. Questo è il ponte per Breath of the Wild 2. Quindi, ragazzi, Pokémon non c'è. È tardi per Pokémon.
Io sono sinceramente molto delusa da quello che è stato dichiarato come gioco che avrebbe ricevuto supporto costante e continuativo, e invece è stato lasciato dimenticato a se stesso. Animal? Sì. Lo definiresti come dimenticato a se stesso? Non è ironico, non ci gioco, quindi non lo so. Sì, perché hanno ancora una quantità di cose non nuove, non cose che dici mi piacerebbe avere questa aggiunta, mi piacerebbe avere la seconda isola, mi piacerebbe avere roba nuova. Cose vecchie, dei vecchi titoli che non hanno inserito, che possono reinserire e non ci sono. Konnichiwa. Zelda no Densetsu, series producer no Aonuma desu. Mazu goran itadaita no wa Koei Tecmo Games san no Zelda Musou Yakusai no Mokushiroku expansion pass ni hukumareru tsuika contentsu dai 1 dan no eizou deshita. Breath of the Wild の 100 年前を舞台にしたリンクや仲間たちのさらなる戦いにラー devi risollevare sta situa。さて本日は他にもいくつかご紹介したいと思います。まずは devi risollevare sta situa。来月に発売が迫ったゼルダの伝説スカイウォードソード HD。Per Pokémon le speranze non sono ancora morte perché potrebbe essere altri house senza essere in L3. È assolutamente possibile ragazzi questa cosa potrebbe cioè è già successo in passato quindi attenzione。È improbabile, ma rimanete con noi. Ha detto un paio, sì, ma non voglio leggere dove non, però dai, via. No, ha anche detto, intanto vi ricordo di Skyward World, quindi secondo me per forza c'è qualcosa oltre. Ha già nominato Iron Warriors, ha già nominato Skyward World, per forza. Cosa avanza? Hai ragione. Zelda no Densetsu, Skyward Sword HD wo Skyward Sword. Poi non dicevano che è il capitolo più propedeutico a poter arrivare a Breath of the Wild 2. Quindi. 実はこんなものを作っています。ゼルダの伝説が遊べるゲーム&ウォッチです。Dai, un paio. 今年でゼルダの伝説。Un paio, questa è la prima. 35年を迎えます。35周年にあたってのキャンペーンは予定していませんが、節目となるこの機会に。当時を振り返ることができる特別なアイテムとして懐かしのゼルダが楽しめるゲーム&ウォッチの開発を進めてきました収録しているゲームは初代ゼルダの伝説じゃあ ragazzi non fanno 5 minuti di Game Watch via non fanno 5 minuti di Game Watch via ゼルダの伝説ma che scherzate 5 minuti di Game Watch そしてキャラクターがリンクになったゲーム&ウォッチのバーミンじっくり遊べるゼルダから気軽に遊べるバーミンまで4種類のゲームがお楽しみいただけます。Il Game Watch, ragazzi, noi l'abbiamo quello di Mario, è più carino da oggetto, come oggetto da collezione che come reale pezzo di hardware con il quale videogiocare, è ingiocabile, è troppo piccolo. Però come pezzo da collezione ci sta, ce l'abbiamo lì dietro. Compratelo se lo volete comprare con l'idea di avere un pezzo da collezione, ripeto, da esporre sulla vostra mensola. No, non è un video, non è una console per videogiocare, è un cazzetto troppo piccolo. Sate, via, bimbi. Oh! Ok, ok. Iddio! Ho avuto paurissima per un attimo niente, anche oggi niente sì, sì, siete sì. Tutti e qui proprio ci sono le teorie sulle teorie dire che sembra proprio quello di sì. Iron Warriors però Oh, il cazzo duro. Cos'è? Andrei indietro nel tempo sì, adesso? Sì, sì, sì. Che cazzo fai passi nelle texture? C'è il braccio di Everwood, davvero.
Hyrule si è alzata stavolta. Ma è un universo alternativo, forse. No, è il seguito. È il seguito, ma sarà il seguito anche cronologico? La Calamity non dovrebbe essere lì, perché di nuovo lì? Cioè, in teoria potrebbe essere il seguito nel quale il tizio che vuole evocare la Calamity di Hyrule Warriors in realtà data... No, vabbè. いかがでしたか? 冒険の舞台は新たに Pisellino duro. Nel quale il predicatore... Vabbè, ci sta ora, ragazzi. È le tre del Covid, ricordiamocelo. È finita. Ora ci diranno cosa faranno altri Outstand. Comunque finalmente posso dire una cosa. Joe Merrick un pochino tre quarti di cazzo li aveva buffati nelle scorse settimane dicendo: ma che dite, Pokémon c'è sempre alle tre, ma cosa dite, ma cosa dite, ma cosa dite, guardate, vi ricordo che... Ma non ha detto quali sono i titoli del Treehouse. Eh no, in realtà ragazzi il sospetto che avevamo molti di un Pokémon poco presente o assente, sono settimane che ve lo dico, era fondato. Insomma, vabbè. Raga, trailer di Breath of the Wild, merda. tanta roba, ho avuto i brividi proprio, ricordando quello che ho giocato al tempo e vedendo cosa si potrà fare, pensando solo alle possibilità di sviluppo del entri dentro gli oggetti, esci dall'altra parte, praticamente uno stand di JoJo, grazie a Riato Official che sei buona per, no, che regala 5 sub, ragazzi, siete rimasti tutti. Cioè siete entrati, al massimo non è entrata gente nuova sapendo giustamente che non avremmo restreamato, ma non è andato via nessuno, quindi... Siete dei poggers, ragazzi. Siete dei poggers. Conferenza bella. Boh. Conferenza buona con un finale incredibile. Ma la conferenza è buona per il finale incredibile. Altrimenti, no. Cioè, il resto della conferenza, secondo me, era un po' meh per essere una conferenza E3. Diciamo che ho gradito tantissimo Shin Megami, ma vabbè, lascia il tempo che trova. Perché so che è un titolo troppo settoriale. Credo che vedremo nel Treehouse Metroid. C'è Bowser, c'è Doug Bowser, vedo qui dal Treehouse. Quindi credo che faranno vedere un po' di Metroid. Io onestamente a questo punto vi dico che non so cosa faremo per il video di questa settimana. Non ne ho idea, perché non voglio pubblicare Mewtwo, perché c'è ancora Diego al lavoro e voglio dargli tutto il tempo, non voglio dirgli va bene, entro domani deve essere tutto pronto, anche perché mi manda a fanculo, giustamente. Forse quasi vi direi che mi scrivo al volo un relax, questa può essere la prima opzione, grazie a Black Curiro che si abbona per la prima volta. L'alternativa è che, e forse è la cosa più intelligente, ok? Non si fa niente. Quindi a livello youtubico, YouTube si prende la reaction al direct che non esiste e che esisterà solo su YouTube. Vi dedichiamo qualche diretta in più questa settimana su le tre, magari facciamo un appuntamento in più in streaming con i ragazzi. Ve lo dico già, i player inside mi hanno detto, hanno avuto una bella idea, perché alla fine le tre non ci facciamo una chiacchierata tutti insieme, ma non così, cioè vedendoci tutti nelle live, certo, di tutti, certo. Capito? E allora dico ok, facciamo piuttosto delle belle dirette, visto che veniamo da, ragazzi, delle streak di dirette di decine e decine di ore. Quindi direi che oggi, a questo punto, io me la godo con calma e ci facciamo, non andate via, ci facciamo tante discussioni in live. Ok, perfetto. E intanto però aspettiamo, perché magari nel Treehouse fanno vedere qualcosa, quindi io non andrei offline. Dicevo, perdonatemi, facciamo delle altre conferenze magari qui su Twitch insieme per discutere delle tre. Discuteremo sicuramente anche della mossa che ha fatto Nintendo oggi. Chiamata al maestro senz'altro, mi prendo però dei secondi per parlare con voi prima. Anche secondo me siamo sul 6-7 come conferenza, non mi sbilancerei oltre né in un senso né nell'altro. Bellissimo Breath of the Wild, però ecco, noi giudichiamo la conferenza, non Breath of the Wild. Vi dicevo, scusatemi, anche perché sapete cosa significa questo? Che Pokémon ci sarà,
settimana prossima o quella dopo ancora. Sicuro, 100%, garantito al limone che noi settimana prossima si dovrà fare sicuramente il nostro video teoria solito. Quindi ecco perché vi dico, allora questa settimana forse ha più senso dedicare più effort alle dirette, fare le dirette insieme, tanto il video di Mewtwo è pronto, ma non posso pubblicarlo perché mi mancano gli artwork. Certo. E tra l'altro sono 40k di video, ragazzi. Però non mi metterei a registrare, cioè avremo il tempo di farlo, ma non c'è Diego pronto e io voglio darvi quel video come merita di essere pubblicato. Streamerò Bandai Namco stasera, ma a questo punto sì, ora mi consulto con i colleghi per vedere se ci si può aspettare qualcosa di interessante, ma a sto punto si streama anche Bandai Namco e rivediamo Breath of the Wild 2 di nuovo, di sicuro, lo davo già per scontato. Nel Treehouse stanno spiegando di Metroid, ma ragazzi, non me ne voglia Metroid, io sono più gasato per il trailer di Breath of the Wild 2. Faccio un attimo una cosa. Ragazzi, grazie per essere stati con noi in questo bellissimo Direct al quale abbiamo potuto reactare, assolutamente, perché noi ci vedono su YouTube e YouTube fa tanti passi falsi, ma ogni tanto ci aiuta, quindi Pog. Bellissima questa reaction alla diretta, che è avvenuta assolutamente visibile per tutti, e in realtà lo è, perché come vedete dal video c'è, cioè, quindi grazie di essere stati con noi, ci vediamo su Twitch nei prossimi giorni per altri approfondimenti. Non ci saranno video questa settimana, salutate YouTube ragazzi, tanto siete tanti, non ci saranno video questa settimana perché ci dedicheremo alle conferenze post E3 con i nostri colleghi. Settimana prossima probabilmente ci aspetta a questo punto un Pokémon Presents, visto che Pokémon è stato completamente assente, e quindi ci aspettiamo che arrivi proprio la settimana prossima o quella dopo ancora. Ciao ragazzi e al prossimo video. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto, così Ferdi poi ci Quanti monta. Quanti scapperanno adesso secondo te? Ma non lo so, possono scappare, non è un problema, io c'ho da vedermi. No, pensando che abbiamo finito. Ah no, io devo vedermi Breath of the Wild 2, zittati Gianni. Breath of the Wild 2, mi faccio un attimo questo commento e tu intanto sentiti magari con i colleghi un attimo per vedere se vogliono fare il chiacchieratone. Uno lo facciamo non appena ci siamo fatti prima internos, perché noi abbiamo giocato a Hyrule Warriors e Michele so di no, ci facciamo una chiacchierata a Hyrule Warriors giocato, ok? Manina dello spoiler per chi non avesse giocato a Hyrule Warriors. In realtà consiglio per chi non ha giocato a Hyrule Warriors di farsi spoilerare il gioco, perché non è bellissimo, però decidete voi. Io parto in 3, 2, 1. In Hyrule Warriors, ragazzi, sostanzialmente c'è il prequel di una realtà alternativa della nascita della calamità Ganon, che è praticamente messa in essere da uno stregone, ok? Uno stregone che è nuovo nel mondo di Zelda e non ricordo il suo nome, questo la dice lunga, e non ricordo il suo nome, ma alla fine del gioco ha una sorta di trasformazione in Calamity, ok? Nella sua versione Calamity, e ha sulla testa una tiara, ok? Molto simile a quella che vediamo nel mostro zombie del primo teaser di Breath of the Wild, Astor, bravissimo Mattirugge, si chiama Astor, assolutamente. Quindi, abbasso la mano, potrebbe essere che in questo gioco ci facciano vedere che nella realtà 2 Astor in realtà arriva dopo la fine della Calamity Ganon e non prima. Cioè, sarebbe in realtà un espediente molto interessante. Abbasso la mano perché tanto non farò più riferimento al personaggio. Sarebbe interessante perché sarebbe come dire: ti ho fatto vedere quale sarà il prossimo antagonista, ma in una realtà in cui tu gli vedrai prendere scelte che non esistono perché sono cronologicamente ambientate prima. Sarebbe interessante, no? Avere quell'esatto cattivo, ma che agisce in un momento successivo e quindi con premesse completamente diverse, senza il guardiano bianco, senza tutte quelle robe lì. Io ci voglio credere, perché lui sembra molto simile, ovviamente non è zombificato a quella maniera, però il concept del personaggio sembra proprio quello. No, facciamo così. Facciamo così. Scusa il 4K? Ah vabbè, così è. Però aspettate, no, non può essere così, aspettate un attimo. Questo è da Game Explain, andiamo sul canale Nintendo. Ce l'avrà il canale Nintendo, immagino, il trailer di Breath of the Wild. Grazie a Tremotino che si abbona. Nintendo, c'è il trailer di Mario Superstars, c'è... Ok, perfetto, ce l'ha. Mi stavo per arrabbiare, ma ce l'ha. Grazie a Froze che si abbona. No.
Sono un coglione. Dov'è? Dov'è? Guardalo. Ha proprio la tiara in testa. È tutto rinsecolito, eh. Però, ragazzi, e ora vi prendo un attimo. Aspettate, scusate, ho sbagliato scena. Faccio un'altra cosa. Astor Final. Ragazzi, manina dello spoiler. Sto per far vedere una cosa. Quindi, manina dello spoiler. Non guardate neanche il video. Porca miseria, si può avere un'immagine più grande, Dio Gesù. Ok, dai, più o meno. Lui è il cattivo di Hyrule Warriors, ok? Perché parti dal presupposto che Hyrule Warriors non sia canon? No, 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 ragazzi, Hyrule Warriors è canon. Ma se lo avete giocato, è una storia che può tranquillamente essere conclusiva, ok? Cioè autoconclusiva, inizia, finisce... Bella, non succede nient'altro in quella realtà alternativa, si ritorna alla realtà di Breath of the Wild 1. Una cosa può essere canonica e pur non collegata ai capitoli successivi, quindi non vuol dire nulla. Però questo essere, ok, questo Astor, mi ricorda molto il figuro che poi utilizza proprio questa energia non rossa della calamità anche in Breath of the Wild 2. Ci potrebbe stare, potrebbe essere che effettivamente questo cattivo che non esiste o che non abbiamo mai incontrato in Breath of the Wild 1, nella realtà di Breath of the Wild 1, che è quella che abbiamo giocato appunto nell'1, nel 2 agisce, esiste, ma in fondo non riesce a precedere la Calamity, ma riesce a ripristinarla una volta ammutolita dopo Breath of the Wild 1. Mi spiego? Potrebbe starci. E canon lo dicono che quello che è successo anni prima rispetto a Botu... No, ragazzi, no. È canon, ma non è quello che è successo anni prima rispetto a Breath of the Wild. Non è così. È una realtà alternativa precedente al timing di Breath of the Wild 1. Cioè, nella dimensione 1 non è successo niente. Poi è arrivata la calamità Ganon. Non si sa bene come Ganon abbia ucciso i vari campioni. Si pensa in maniera simile a Hyrule Warriors, ma non lo sapremo mai per certo. Hyrule Warriors viviamo una realtà alternativa nella quale un robot viaggia nel tempo dalla dimensione di Breath of the Wild 1 a quella alternativa che si crea con questo viaggio nel tempo in Hyrule Warriors, ok? Quindi noi sappiamo che Astor in questa realtà alternativa, per via dei viaggi nel tempo fatti dai guardiani bianco e nero, agisce precedentemente alla calamità, ma nella realtà nella quale questo non è assolutamente avvenuto potrebbe agire dopo, quindi avrebbe senso, avrebbe senso. Pensare che Astor sia un foreshadowing di come egli da cattivo agirà nel gioco successivo. Di Michele, che abbiamo quasi fatto perché non voglio dargli questi spoiler, ok? Bravissimo Gonfrix, non avrei saputo spiegarlo meglio, bravo. Come Trunks in Dragon Ball, bravissimi. Praticamente potrebbero fare una supercazzola alla Trunks, ma in senso positivo, no? Cioè Trunks vive in realtà diverse, con risvolti diversi, a seconda che agisca prima o dopo determinati eventi. Bravissimo Gonfrix, esatto. Quindi, attenzione, canon non significa che è per forza collegato al 2. Canon significa che non è una storia da non prendere per buona nel multiverso di Zelda Breath of the Wild, è una storia che esiste e che ha un'influenza infatti sull'universo di Breath of the Wild, creare una realtà alternativa, ma quella realtà alternativa potrebbe aprirsi e chiudersi con Hyrule Warriors. Breath of the Wild 2 potrebbe essere minimamente collegato. Esatto, guardatevi Steins Gate, sono d'accordo, cioè in Steins Gate sono mille realtà, tutte canoniche assolutamente, ma non si influenzano tra di loro. La povera Mayuri si chiama? Le succedono varie cose in quelle realtà, esistono tutte, ma non è che tutte hanno una conseguenza, no? Comunque, torniamo al trailer, ragazzi, torniamo al trailer, ce lo guardiamo e niente, davo solo questa mia considerazione sulla possibile, sul possibile collegamento, diciamo, di questo personaggio. Io ora lo rivedo, vedo la tiara dorata e penso che possa essere lui. Penso che possa essere lui. Widescreen. Nintendo of Japan, è il vostro trailer, posso, no? Finito, sono le 18.52, posso. Kenai, sumimasen, misete, toreireru des, poruka, ma...
Raidone di Darione. Grazie ragazzi, benvenuti. Incazzato nero. Hello. Ciao ragazzi, scusatemi, ero troppo concentrato a bestemmiare i dio e quindi non vi ho calato, scusatemi. Benvenuti e grazie a Darione di averci pensato. Benvenuti, benvenuti. Spero che sia stato di vostro gradimento il restream che noi streamer abbiamo potuto fare in una situazione che, imbarazzante, è un eufemismo. Si parla di un po' di spoiler di Hyrule Warriors, ragazzi, quindi rimanete solo se avete giocato a Hyrule Warriors o se non ve ne frega un cazzo, cosa che ci può stare, perché, ripeto, non l'ho adorato particolarmente per le prestazioni, non per altro. Il gioco è bello, è che non riesce a girare bene su Switch. Tra l'altro Zelda cade stavolta, non riesce a metterci una pezza come nell'uno. Succede qualcosa e... Cosa ha Link al braccio? Ha un prodotto Sheikah, ti direi. A giudicare dalla colorazione ti direi che è un arnese Sheikah, stavolta non una tavoletta ma direttamente il braccio di Nero from Devil May Cry 4. Qui Sassorock c'ha praticamente adesso la basina. Ho visto un simbolo, una scopa. Non so se è qualcosa che si può tipo utilizzare con il braccio adesso e non più con la tavoletta. Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. È quello il braccio di Link. È praticamente, secondo me, una take diversa sul braccio di Midna. Secondo me è praticamente una fusione tra il braccio di Midna di Twilight Princess e la tavoletta Sheikah, no? E lui usa il braccio adesso per fare la stasis. Sì, sì. Ed è una stasis stavolta a catena, però. È una stasis che va in linee, credo, orizzontali. Potrebbero essere anche verticali, in realtà, se punti il braccio in alto. Grazie Caccino della sub. E colpiscono in linea retta tutto ciò che c'è praticamente dietro il mostro. Sei anche Min Min, questo non me lo aspettavo. Bellissimo, c'è anche questo cameo di Arms. Quindi vi direi che c'è anche Sekiro. Cioè, praticamente Sekiro Min Min, ok? Tiri e castagne. Questa cosa qui a me, ragazzi, mi fa venire proprio lo smegma duro. Perché, vedete, cioè... A me questo sembra un tornare indietro nel tempo. Non so se però è collegato poi... No. A questo. No. Ma credo siano due cose diverse. Secondo me l'hanno usato solo perché il movimento è carino. Però c'è l'acqua qui, eh? Ma perché passare attraverso i muri dovrebbe essere collegato al tornare indietro nel tempo? Anche perché secondo me ci sta un botto il tornare indietro nel tempo, in quanto torni indietro nel tempo e crei un altro elemento che gioca con la fisica, che è quello che piaceva fare a Breath of the Wild 2, no? Con la stasis, con il Calamitron. Quindi secondo me ci sta avere tipo un po' di Life is Strange dentro Breath of the Wild. È una meccanica difficile da usare, veramente molto difficile, prego. No, credo siano passati anche Player Inside. Non mica ci hanno raidato. Non lo so, leggevo in chat. Ciao ai Playeri. No. Sì. E quindi niente chiacchierata alla fine? Mike c'è. Ok, Mike c'è. Ok. No, ragazzi, io non so se si era capito, ma nel caso ve lo dico. Io facevo volentieri la chiacchierata con voi, però ho bisogno prima di farmi un po' di chiacchierette, ecco, con la community, super spoiler, per chi non è proprio dentro il mondo Nintendo, evitando la stessa cosa che appunto Michele voleva evitare con Elden Ring. Quindi, dicevo, è difficile da gestire, ma ricordatevi che Breath of the Wild è quel gioco nel quale se mi apro una porta in faccia muoio. E quindi è difficile da gestire, ma penso che lo gestiranno bene. Ah, i player insider hanno da fare per il nuovo video, ci sta. Praticamente si infila dentro, poi esce. Potere verde. Guarda, gli si illumina proprio il... Gli si illumina il braccio, quindi è il braccio che crea questo potere e non l'acqua. Quindi hai ragione tu, probabilmente è solo... La stasi non è in linea retta, è una sorta di rewind temporale. Anche la stasi? Ci guardo, ci controllo. Mi piace come idea, vediamo se è così. Quindi è tutto basato sul tempo, secondo voi? Ah sì, perché è sempre lo stesso. Sì, perché è sempre lo stesso. Io pensavo fossero tante, invece no. E allora ragazzi, ha a che fare con il tempo. Ha a che fare con il tempo forse questo aggeggio, perché
torna indietro qui il tempo. E a questo punto, questo potrebbe non essere concepito solo come un andare oltre qualsiasi muro, ma un way back rispetto a un punto in cui sei già stato. Mi spiego? Se io sono qui, mi butto di sotto e plano, e poi torno indietro nel tempo, invece di fare rewind, trapasso dentro ciò che ho visitato poco tempo fa, ok? Quindi potrebbe essere proprio legato al tempo e basta. Peraltro, se fosse legato al tempo, si spiegherebbe a Rule Warriors il motivo per il quale il robot ha il potere di girare, cioè di viaggiare nel tempo, perché esiste un potere temporale Sheikah ancora non narrato in Breath of the Wild 1, e questa distorsione temporale permetterebbe a Gianni di Hyrule Warriors Astor di finire in Breath of the Wild 2. Così, ma ovviamente stiamo volando. Sentite che c'è la musica in reverse? Ah no, voi non sentite in cazzo, mannaggia, no, ora potete sentire. C'è la musica in reverse, ragazzi, e c'era anche nel primo trailer. Cosa vuol dire la musica in reverse? Che va al contrario. Ragazzi, questo è un Breath of the Wild che va al contrario, ecco qual è il cazzo. Il rewind è per questo che hanno messo nella nel primissimo teaser di Breath of the Wild 2, la musica va al contrario. E qui pure, senti. E Link va al contrario con i suoi poteri. Sale invece di scendere. Lo stasi va al contrario. È sul riavvolgimento temporale questo gioco. Quindi non viene ripristinata forse la Calamity, viene semplicemente riportata indietro. E infatti il robot viaggia indietro nel tempo, tutto torna. Breath of the Wild 2 è un riavvolgimento del tempo. Rimane da capire se questo riavvolgimento sia talmente violento da farci in realtà rivivere Hyrule Warriors ma in Breath of the Wild 2, perché potrebbero anche fare sta cosa a questo punto. Se il tempo è riavvolto, tu potresti vivere stavolta veramente il primo attacco di Calamity Ganon, ma nella dimensione d'origine di Breath of the Wild 1. Cioè in realtà potrebbero esserci campioni qui, per quel che ne sappiamo, e secondo me non rinunciano ai campioni. I campioni sono ciò che ha reso Breath of the Wild 1 Breath of the Wild 1, ciò che ha fatto vendere Hyrule Warriors. Secondo me è anche una scelta intelligente a livello di marketing, di dire ma che cosa faccio adesso, non abbiamo più motivo, dove lo mettiamo Sidon? Dove la mettiamo Mipha? Dove la mettiamo Urbosa? Come facciamo, no? Revali, tutta questa gente qui. Sì, ci sono i nuovi campioni in realtà di Hyrule Warriors, mi correggo da solo, però sono nella dimensione alternativa ormai. No, sono tornati indietro in realtà alla fine di Hyrule Warriors, quindi ci potrebbero essere anche loro. Però potrebbero essere ancora insieme ai campioni vecchi come in Hyrule Warriors, quindi fare a coppia. Non lo so. Tra l'altro, vedete, volendo fare un discorso puramente lore, non è un riavvolgere il tempo per intero, ma un farlo settorialmente, solo su determinati oggetti. Non è un riavvolgere il tempo sul mondo, ma come Life is Strange, ma un riavvolgere un oggetto. Quindi, anche se stesso, Link che passa di nuovo dentro il monte, è come se io vi dicessi, butto a terra il microfono, poi uso il potere, il microfono torna in piedi, ma non è che noi siamo tornati al momento in cui io butto a terra il microfono. La musica torna indietro, lui torna indietro, lui si auto-rewinda qui. E qui il castello torna distrutto in qualche modo, torna la calamità che stava inginocchiando il mondo, che Link aveva risolto. E il braccio di Link è sicuramente la mano verde del primo trailer. E qui aggiungo che questo è l'incipit tipo Zelda, tipico di Zelda. Ah, guarda che gli attacca il braccio la merda, eh. Hai visto? Eh sì.
Quindi forse questo attacco, questo riavvolgimento che in primis viene fatto dallo stregone, poi dopo da Link riesce in qualche modo a donargli il braccio, un po' la Harry Potter, no? Mm-hmm. La cicatrice che sceglie Harry Potter come bambino della profezia, anche se in realtà poteva essere chiunque, lì Link finisce linkato a un potere di riavvolgimento. Dicevo, incipit tipo alla Zelda, ovvero salva Zelda, qui Zelda potrebbe benissimo morire. Mi spiego, muore e tu... Non mi sembra che Zelda abbia capelli lunghi. No, ha i capelli corti. Capelli corti. E stessi identici capelli. Del primo. Hanno già caricato il trailer in reverse, non si capisce molto bene quello che dice la voce, ma sembrerebbe essere tipo Save Us. Mi è appena venuta una cosa assurda, tipo proviamo a guardarlo all'indietro, però... No, non è Death Stranding, non è Kojima. Sì, chiamiamo. Chiamiamo. Maestro. Scrivi al maestro. Mannaggia sto Twitch Gaming. Ragazzi, dico una cosa, ok? Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, perché a volte i Twitch se ne dicono peste e corna. Ok? Oggi chapeau. Cioè, nel senso, non streamare la diretta su Twitch Gaming, nonostante abbiano praticamente dato tutto alla concorrenza, tutto il traffico alla concorrenza, non so se l'avrei fatto io. Bravi. Bravi, ma l'avete fatto e io ho detto sì. Avete ragione. Avete visto? Io stavo cercando dei workaround. Però poi mi avete ispirato. Ho visto e ho detto, ok, avete ragione voi. Avete ragione voi, non è giusto farlo. Bravi. Bravi. Oggi ne esco edificato. Il braccio rotto è morto, lo ha... con i capelli lunghi, quello aggiustato figo con i capelli tagliati corti, glielo dona una scica quando lo cura e gli taglia i capelli. Potrebbe starci Marcolino, mi piace come interpretazione, cioè lui ha i capelli corti perché qualcuno lo salva, quindi in realtà il braccio gli viene mangiato e muore. Ci sta, il braccio viene completamente consumato da Calamity e praticamente gli cresce un braccio nuovo. Ci sta, mi piace. Allora, hai bisogno di maestro. Però dobbiamo ripassare al cuffie. Quindi... Sì, sì, io tanto vi saluto. Ah, tu non ci stai? Sì. Salutiamo Chiara, che ci ha aiutati. Ragazzi, Chiara anche oggi ha lavorato in background, anche quando non lavora in background. È più forte di lei, era lì a scrivere, fare... ragazzi. Vabbè, fatto niente. Bravissima la Ragazzuoli, Chiara. Ragazzuoli, divertitevi a chiacchierare e io vado a creare qualche bambola voodoo. Con il nome di Nintendo sopra. Japan, però. No, per Animal Crossing. Ah, io okay, ho il allora, dente avvelenato word. Per Animal Crossing. Grazie mille quindi, davvero. E grazie a voi del sostegno, ragazzi. Siamo a 30 sub dalle 2003. Siete folli e assurdi. Mi metto le cuffie, ragazzi. You should sentirmi adesso. Chiamiamo Michele. Però facciamo una cosetta un pochino più figa. Allora, cosetta un pochino più figa. Voglio vedere se ve lo riesco a far vedere. Eccoci. Amico mio. Siamo sopravvissuti a questa cosa. Io sono contento che le nostre community ci abbiano seguito all'inferno, praticamente. Perché ho cambiato audio. Quando io ho l'ospite, okay. Succede un bordello. Scusami. Allora, proviamo tutto. Ci siete? Maestro? Perfetto. Maestro c'è? Sì. Dicevo, innanzitutto io faccio un plauso alle nostre community che ci hanno seguito fino all'inferno, praticamente. Sono venuti con noi a combattere infatti, all'inferno. Bravissimi, è grazie. È stato incredibile. Io... Guarda, ho pensato tantissimo a noi da fuori, perché ogni volta che vedevo gli spettatori dicevo queste persone sono qui a vedere un green screen. Assurdo, grazie mille, grazie della merenda. Anche qualcosa da bere se ti va, grazie. Scusami, quindi niente, sì, assolutamente ci hanno seguito all'inferno, vabbè, stendiamo un velo pietoso su quello che è successo, faccio semplicemente chapeau a Twitch, come ho già fatto prima. Perché ha preso una scelta coraggiosissima. Sinceramente io non so se l'avrei fatto. Quindi bravi. Guarda, quando ho letto quel tweet sono entrato in live a parlarne. Perché è stata una cosa molto forte. E ti dirò,
giusto, da parte di Nintendo non ne valeva la pena, no. Nel senso che indipendentemente, cioè, bello, non penso che lo faranno mai più. No, secondo me le loro chat arrivano... erano piene di cazzi, Michele, letteralmente gli hanno scritto solo cazzi in chat, sì, era pieno di faccine di cazzi. Vabbè, oh Michele, oh no, guarda, l'internet ti giudica alla fine, no? Guarda, onestamente è stata una cosa di cattivo gusto, perché è arrivata troppo tardi. Cioè, o lo dici all'inizio della settimana, ragazzi, il nostro direct non sarà costo rimabile, poi lì internet ti manda i cazzi comunque, ma a livello professionale perlomeno lo hai comunicato ufficialmente, e magari anche con un paio di motivi. Così è stato, cioè, noi abbiamo, ragazzi, in chat, noi abbiamo passato tutte le ore precedenti al direct a fare telefonate, cioè, per capirci qualcosa. Lo sanno, gliel'ho spiegato. Ah, ok. Assurdo. È stata una giornata, quindi... per me di merda, in realtà, però... Sì, ma certo, mal di pancia, tensione, che si fa, cosa non si fa, come dobbiamo di che morte dobbiamo morire, chissà cosa, chi non sa cosa, quindi, ma il tweet è in giapponese, non è in giapponese, ma quella rivista... No, fuori di testa. Cioè, e poi... effettivamente comunque quella decisione di Twitch mi ha fatto sentire empatia. Ah, io ragazzi, intanto, cioè... perdonami, annuncio che poi passerò direttamente dallo studio di EveryEye a questo punto, quindi se glielo volete dire ai ragazzi di EveryEye, visto che non riesco a essere multitasking, io passerò direttamente con Chiara dallo studio loro, quindi tranquilli. Però prima volevo fare una chiacchierata anche con Michele. Allora, detto questo, allora, parliamo di videogiochi, perché fanculo, nel senso, non è Barbara D'Urso, parliamo di videogiochi. Esatto. Allora, innanzitutto, vai, che ne pensi della Direct? A me è piaciucchiata, nel senso che overall c'era tanta roba già vista e non ho capito quale fosse il senso di replicare ancora, esatto, annunci già visti. Metroid Dread mi piace e si inserisce in questo, in questa wave di Cosmic Horror, che praticamente è stata l'altro denominatore comune di tutta quanta la conferenza E3. E bene per WarioWare, che l'ho rivisto tornare dunk e proprio crudo, sì, come in passato. Giapponese, esatto. Sì, bravo, esatto, giapponese. Assolutamente rende l'idea, giapponesissimo. Bene per Shin Megami Tensei, che mi ha fatto proprio inturgire la cappella in maniera incredibile, perché shader nuovi... no, incredibile, tutto bellissimo. Non vedo l'ora, guarda, di spiegarti quel gioco. Se vorrai giocarlo con me, se sì, vorrai che io ti faccia da maestro lì, te lo farò stravolentieri, perché è stupendo e meriti di vivere questa esperienza hardcore, secondo me. Ho goduto tanto, ma Shin Megami Tensei non può essere utilizzato come metro di giudizio per una Direct, perché è un gioco troppo di nicchia, secondo me, troppo ancora purtroppo settoriale. Breath of the Wild 2 è bellissimo, ma quello ne parliamo dopo. Tutto il resto della conferenza, ora lascio a te la parola, voglio sapere cosa ne pensi. Guarda, la cosa bellissima di fare queste telefonate è che, per forza di cose, alle nostre chat abbiamo già detto cosa ne pensiamo, quindi hanno un confronto estremamente completo, complementare e sincero. E ti dirò, il termine piaciucchiato, come hanno anche sentito loro prima, è perfetto perché non è stato un brutto direct. Era decisamente completamente out of place mostrare in ritardo di release di mesi la prima parte del DLC di Doom Eternal su Switch. Non serve a niente. Effettivamente. Ma chi se ne frega? Nel senso, non serve, non è necessario. Certo. Monster Hunter Stories ancora, e lo fa Capcom, e lo fa Monster Hunter, e lo fa Nintendo. Cioè, ha fatto chiunque, bene, cazzo. Cioè, era la stessa conferenza per 40.000 volte. Basta, esatto. Basta. Bellino, basta. Per il resto, allora, io credo che ne abbiamo parlato un po'. Però ti dico, ti ripeto, per me... ecco, come allora tu parlavi di Shin Megami Tensei, che in realtà è uno dei trailer più belli che hanno mostrato. Bello vedere un titolo di nicchia così trattato in questo modo, con un vero sequel. Porca miseria. Poi, per carità, Atlus la conosciamo, magari tra 3 anni e mezzo esce anche su PC e PlayStation 5, può essere. Però intanto è anche una bella esclusiva, cioè è una cosa figa, mi piacciono queste cose. Porca, per quanto miseria, le esclusive siano confutabili, cioè siano discutibili per il pubblico e il consumatore, però comunque è figo. Ecco il mio, allora, perdonami, e qui faccio l'imbarazzo dell'egoismo soggettivo. Il mio highlight è stato Advance Wars. Me lo dicevano, urlato, che tu ti sei gasato. Ma tra l'altro siamo stati profetici, ne parlavamo
l'altro giorno. Sì! Assurdo. Ho urlato più per Advance. Allora, Elden Ring ero immerso e concentrato. Urgido. Advance Wars ero in urla isteriche e fanciullesche. Sono contento. Vabbè, per me non ha lo stesso valore perché non ho storia. È un giochino, sicuramente, senza un certo tipo di pregresso e conoscenza del proprio delle IP. Credo sia stato speculare con la mia reazione di Shin Megami. Si guarda, sì, sì. Tranne che tu però già sapevi che esisteva. Sì, è vero. Pensa se fosse stato uscito adesso. Porca troia. Ecco. E ti dirò, io mi aspettavo il doppio di Breath of the Wild 2. Il doppio in termini di durata? Di tempo. Anche di io. Durata. Anche io. Cioè, di durata, perché... sì, d'accordo, è la nostra passione, è il nostro lavoro, lo facciamo anche ormai con una certa esperienza, quindi l'occhio, il keen eye c'è. Si analizza e troviamo quello che vogliamo di quello che potrebbe essere il contenuto, il nuovo gameplay e la prospettiva di gioco. Ma anche un po' più di... reale contenuto io lo avrei aspettato. Sono d'accordo. Ovviamente, guarda, lo possiamo dire in coro perché non credo che sia esattamente la mic prediction, lo fanno uscire in concomitanza con la Switch Pro e via. Ma per forza, ma allora che Switch Pro esista, secondo me è ormai certo. E sai cosa lo conferma? I giochi di fisica che vogliono far intuire con questo trailer, secondo me non sono proponibili con Nintendo Switch. No, non sarà esclusiva. Cioè, non sono proponibili, però... con delle prestazioni iperaccettabili. Diventa un po' Hyrule Warriors quando ci sono certe cose. Infatti, io non vedo l'ora di giocare a Hyrule Warriors sulla nuova Switch. Quindi... guarda, ti ho chiamato in ritardo perché ho dovuto fare delle considerazioni molto spoiler su Hyrule Warriors che non volevo fare a te e alla tua chat. Grazie. Che magari se lo godrà con te. Quindi ho detto facciamo le cose nostre e poi ne parliamo con Mike e con le persone che lo seguono. Però sì, anche secondo me. E infatti per questo non ci hanno detto quando, perché quando ci diranno quando sarà insieme alla Switch Pro. Yes, esatto. E siamo perfettamente d'accordo. Dimmi, invece, dai, domandami quello che vuoi. No, ti domando parlandoti in realtà poi anche del trailer, nel senso che ho sviscerato un po' il trailer e al di là di collegamenti che possono o non possono esserci con Hyrule Warriors, qui abbiamo decretato un certo una certa teoria. Ok? Non so se vi siete già lanciati voi sulle teorie di Breath of the Wild 2. Io parto sempre dalla tecnica, quindi no. Ok, ho analizzato allora... potenziale, gameplay, meccaniche, guarda, design. Ti do un input per creare questa sorta di live interattiva. Mettiti pure magari in muto, visibile in loop, il trailer di Breath of the Wild 2, ok? Così si vede sia in questa live che nella live tua, ok? E i ragazzi possono seguirci da entrambe le live sostanzialmente avendo la stessa esperienza, solo cambia il volto. Ci siamo. Allora, io ho questa idea. Ovviamente non posso corroborarla con audio perché vi dovrei rimettere l'audio del trailer, ma insomma fidatevi, non vi sto dicendo castronerie. Sia questo trailer che il trailer precedente, quindi quello del 2019, avevano l'audio invertito. Bravissimo, l'audio al contrario. Ok, perfetto. Ma anche i suoi poteri sono al contrario. Link praticamente usa la stasis e abbiamo visto che la palla, invece di essere magnetizzata e basta dai colpi, come succedeva in Breath of the Wild 1, dovevi colpire, no? la palla di ferro e poi veniva lanciata, torna indietro da sola, fa rewind. Questa cosa succede anche con una specie di goccia d'acqua che viene mostrata a schermo, e secondo me addirittura succede con Link quando riesce a trapassare tipo JoJo parte 5 Oasis. Nella roccia. Praticamente in realtà non credo che li stia attraversando la roccia, ma stia tornando indietro al punto visitato tipo 20 secondi prima a livello è di gameplay. È quello che ho detto io. Ecco. E quindi credo proprio che Link in questo gioco possa avere un rewind, il che, esatto, anche senza aver giocato Hyrule Warriors, giustificherebbe il perché la calamità torna perché forse c'è un potere di riavvolgimento che non è solo posseduto da Link ma anche da qualcun altro. E addirittura, siccome Link agisce solamente su determinati oggetti, non è che riavvolge tutto, riavvolge l'acqua. Sì, è una combo di abilità Sheikah con il Rewind. Ecco, esatto. Allora in realtà non è che si torna indietro nel tempo in questo gioco, ma il castello di Hyrule torna indietro a quando c'era ancora la calamità. Ed è per questo che in teoria tutto il resto del mondo non è soggetto alla calamità, ma la culla della calamità c'è ancora perché qualcuno magari torna indietro solo sul castello, no? Limitatamente al castello. Cioè, persino non Ganon, ma Ganondorf torna.
Quindi... Certo, assolutamente, perché in teoria riavvolgi quel pezzo dove c'era non solo Calamity Ganon, ma in teoria appunto anche Ganondorf, potresti farlo. Detto questo, ti dico anche che abbiamo visto una cosa, abbiamo notato una cosa, all'inizissimo del trailer Link perde il braccio probabilmente. Esatto, sì, esatto, guarda, qui la chat è contenta perché sì, siamo un eco. Perde il braccio e viene in qualche modo... sostituito. Trasformato dalla tecnologia Sheikah. Sekiro. Esatto, Sekiro, e non solo. Non so se hai notato, quando fa il meccanismo di riavvolgimento del tempo unito allo stasis, la stasis, che utilizza non una tavoletta, ma il braccio. Eh sì, certo. E infatti credo sia una tecnologia nuova. Il braccio. Ma comunque è fusa con lui. Giusto. Comunque è fusa con lui. Sì, e quindi in realtà dà dei poteri nuovi, perché non è più una tecnologia e basta, esatto, ma è organica, se così si può definire. Sì, ma beh, sì, ci sono le rune, i tatuaggi di fusione, quindi... Poi non so se hai visto, a un certo punto c'è anche Arms. Link. Se hai visto, sì, c'è Min di Arms, sì. C'è lui che tira le fiamme con il drago. Esatto, infatti io lì mi ero per un secondo confuso, perché è il braccio sinistro quello invece. Ah sì? Eh sì, non l'avevo notato. Ma anch'io, è il braccio sinistro, quindi è un equipaggiamento appoggiato sullo scudo che non c'entra niente con il braccio meccanico. Non c'entra niente, esatto. E allora probabilmente hai semplicemente delle equip nuove. Io vi direi, visto lo scudo iniziale che si vede, che sembra di legno, che anche qui si romperà tutto come nell'uno. Ah, forse un po' meno. A te non è piaciuto? A me ha divertito molto, okay. Però l'impatto iniziale mi ha divertito molto dopo 30 ore, dopo 40 ore. Io invece... Nel senso che all'inizio... Ok. No, vai. All'inizio era un... Ma quest'arma mi piace, non la uso. Capisci? Era un... Io l'ho gradito proprio per questo. Io invece mi auguro che sia punitivo nello stesso modo. Esatto. Dopo il primo impatto è piaciuto anche a me. Però, secondo me, può avere un po' di tweaking. Che ci sia molto lavoro da fare con quello che è l'esplorazione e l'ottenere costantemente cose nuove, ci sto. Però capisco anche cosa vuoi dire. Sì. Comunque ti direi, visto che si cala dal cielo, che collegheranno praticamente in questa dimensione alternativa Skyward Sword a Breath of the Wild, semplicemente dicendoci che in cielo esiste una comunità Sheikah che ancora è in piene forze e ci attacca il braccio. Io ti direi che andrà così. Ma infatti così. Guarda, l'inizio è quello. Tu ti risveglierai in un posto nel cielo che ti ha salvato. Esatto. E ti butta giù. Esatto, sì, e infatti tu devi tornare a salvare. Anche perché non trovi gli Sheikah a terra, esatto. Giusto, l'altro non ho visto, ma mi sa che le torrette non ci sono, sai? Non ne ho viste neanche una. No, non sono torrette, non credo. No, che è un'altra roba, sì. Non penso che ci siano, però magari non ce l'hanno fatte vedere. Comunque, perché... io guarda, ci sono... Delle strutture alte, però non... Esatto, però molto fini, no, però... Sono troppo piccole esatto. Per essere le torri della tavoletta Sheikah. Almeno da qui non si vedono, secondo me. Poi Link... Cioè, io mi aspetto anche un pochino di time skip, te lo dirò. Un pochino. Dopo, però Link... sempre dopo Breath of the Wild 1. Sì. Ok. Sì, no, intendo dire che... Quando lui si getta, è vestito così, tribale, gli avrà dato dei vestiti perché ha rischiato di morire, ha i capelli un po' più lunghi. Sì, lui dicono, è vestito come l'eroe, alla fine, no? Lui è vestito, ha lo stesso vestito, sì, del finale. Esatto. Okay. Adesso, se leggi... Aspetta, il finale... Dici che è vestito come il finale di Breath of the Wild? Credo proprio di sì, sai. Questa cosa allora dovrei non qui quando si cala dal cielo, però all'inizio dovrebbe essere vestito esattamente sì, come quando all'arco di luce. No, scusa, io pensavo quando si calava dal cielo. No, allora sì, non si è mai sì visto all'inizio quello. Sì, ma infatti il fatto è questo, che loro sgamano qualcosa di brutto e quindi succede un casino. Ecco, ti dico un mio dispiacere, però mi dicevano di guardare un tweet di Jason Schreier, però giusto, sì, appunto è lui che impazzisce per i giochi di nicchia. Allora, ti dico, ho trovato un pizzico di dispiacere, nulla è confermabile, mano sul fuoco, però io ho visto parecchio di nuovo Damsel in Distress in Zelda e speravo che ci fosse cooperativa qua. Cioè, quando ho visto il trailer originale, ti ricordi che loro passeggiavano nel dungeon? Erano insieme, certo. Sembrava, erano insieme. Qui invece la prima cosa che fa è cascare nell'inferno e dire, battela, o magari viene intrappolata nell'oscurità, dai. Cioè, devi ripescare tipo... La devi riavvolgere, secondo me. Devi riavvolgere quel momento. Devi riavvolgere quel momento. Secondo me sì.
È la cosa, cioè, sai, è Zelda, non è che tira fuori le cose chissà quanto costruite, quindi secondo me devi riavvolgerla, certo, farla tornare di sopra, no? Cioè, ritirarla su riavvolgendo indietro, secondo me. Però sono guess che facciamo qui davanti a un trailer. Ci starebbe. Sì, sì. Comunque, insomma, bello, bello, dai, bello questo. Questo mi ha fatto prendere bene. Io non credo, ho la tua stessa impressione, non credo che avremo co-op, tattiche, no, pazze. Ormai, no. Io no, non sono d'accordo con la chat, in realtà. Qualcuno dice, ma era ovvio che non ci sarebbe stata la coop. Invece no, anch'io pensavo che avremmo avuto la coop, perché finalmente Zelda e Link riuniti dopo un'intera odissea di Breath of the Wild 1 saremmo arrivati a... E invece no, te la fanno perdere sarebbe subito. Anche stata un'odissea del franchise, comunque. Metroid a parte Dread? Dazzle non conta. Come? Metroid Dread? Metroid Dread a me ha fatto venire good vibes. Anche a me. Perché a differenza di quello che era Other M, si chiamava? Era sì. E invece fu molto meno per me. Questo sembra... Ma poi era fluido, ti dirò. È un pochino sgradevole da dire, però cazzo, bisogna anche essere sincero. È raro vedere roba fluida su Switch di recente. Quindi... Sì, che comunque... non si chiami Capcom, sì. Esatto, quindi porca miseria, vederlo bello, fluido, attivo e così Metroid mi è piaciuto, certo. Prime? A un certo punto è venuta fuori anche la battuta, no? Perché c'è Metroid 5, a questo punto saltiamo il 4, facciamo direttamente il 5. Esatto. Ma in realtà, ovviamente, essendo dopo Fusion, non c'entra niente. Però sì, Metroid Prime 4 dove cazzo è? Non escludo che faccia la fine dei progetti. Cioè, noi Mike seguiamo i videogiochi da tanto tempo. Poi tu sei anche più vecchio di me, di poco, ma sei più vecchio di me, quindi hai più esperienza. Però ti dico che entrambi abbiamo vissuto più o meno le stesse generazioni, no? Perché siamo stati comunque piccoli insieme nello stesso momento e grandi insieme nello stesso momento. Esatto. E quindi ti dico, questo mi puzza di uno di quei giochi che finisce alla prossima console. Guarda. Sta seguendo proprio quel pedigree lì, eh? Sì, è quel pedigree comunicato tra l'altro con più dignità del solito, sì, perché comunque lo dissero in maniera molto pulita. Ragazzi, non è venuto come pensavamo, lo cancelliamo, ma non togliamo il progetto, quindi ricominciamo da capo. Ogni volta vi dicono, esiste, vi promettiamo che ci stiamo lavorando. Cioè, sicuramente meglio di quanto si sia fatto altrove, però l'iter... lo condivido, non è da escludere assolutamente. Anzi, il fatto è questo: tutto sta a scoprire una verità, ed è una verità che non possiamo speculare perché è semplicemente una decisione corporativa. Ossia, la prossima Switch è una cosa alla New 3DS o è la nuova Switch? Bravo. Allora, perché? Ti dico che non dovrebbe essere la nuova Switch, ma solo perché, rimestando nelle news, ricordo bene l'anno scorso una dichiarazione di Switch è solo a metà del suo ciclo vitale. Sono d'accordo con te, infatti, secondo me è New Switch. Se è New Switch, allora ti dirò che comunque lo butteranno fuori. Dici alla fine, in coda, mezzo, in coda. Tra 3 anni, sì. Perché altrimenti, secondo me... per come sono stati chiari, o non ne avrebbero parlato più, certo, smettendo per un po', oppure avrebbero detto, ragazzi, next gen. Però non l'avrebbero mai detto perché l'azienda soffre e perde numeri se fa questo. Tuttavia, se a metà strada se abbiamo una nuova Switch, è retrocompatibile e facciamo semplicemente end gen, diciamo. Chiaro. Sì. Chiaro. Beh, e io ti dico che in realtà per la Switch Pro c'è solo un problema, che è quello che stiamo vivendo tutti e il motivo per il quale la PS5 l'ho dovuta comprare da un iscritto. Io, cioè, pensa, l'ho dovuta comprare da un iscritto al canale. No, io ho ricevuto una PlayStation 5 da Sony, ma la seconda l'ho dovuta bagarinare. Ecco, perfetto. E io la seconda ancora non l'ho presa, perché la seconda l'ho comprata, ma la volevo regalare a mio fratello e la voglio ancora regalare a mio fratello, impacchettata da... ma sono riuscito a prenderlo da poco, quella PlayStation, ma è ancora impacchettata perché gliela voglio regalare. Ma la prima PlayStation, cioè quella che ho avuto per i primi 3-4 mesi, l'ho acquistata da un ragazzo al quale ho regalato addirittura un anno di sub per ringraziarlo della possibilità di acquistargliela a prezzo normale, non a
Sì, esatto, è una cosa rara. Ok? Esatto, esatto. Quindi, niente, insomma, morale della favola, è un problema di produzione. Quindi Switch Pro deve venire distribuita in un momento di moria delle componenti, sì. Cosa molto strana, e in più, nel momento in cui annunciano Switch Pro, Switch smette di vendere. Ah, cioè... E questo è importante, perché Switch sta vendendo veramente tanto. E quindi sì. Pensare, oggi esce Switch Pro, Gianni Paganni, qui collegato in chat, dice, ah, ma allora non me la compro la Switch, mi compro la Switch Pro. Tanto, voglio dire, aspetto 6 mesi e mi compro quella nuova, perché mi devo comprare adesso quella vecchia? Poi, chiaro, ovviamente è possibile che Switch cali di prezzo, mai, perché si parla di Nintendo, ma è possibile che cali di prezzo, allora vendi di più perché in realtà Switch Pro costa di più e quindi Switch costa di meno. Ma non è così, non è così. Sì. Anche secondo me Imagine Breaker l'avrebbero già annunciata in condizioni di normalità, ma tra la moria delle componenti e dall'altra parte appunto una paura di non vendere una console che invece è già pronta da tanto tempo e già sul mercato con tantissime unità da tanto tempo, secondo me stanno temporeggiando. Quindi ecco perché ti dico, chissà che magari Prime non diventi un titolo di lancio dell'anno dopo, cioè un titolo di lancio della nuova console, cioè lancia no, ma Switch 2 per me Prime no 4. ovvio ma non della successiva alla Pro, intendo, no certo, nel senso, non è, non, visto vista la dichiarazione, non sarà un'esclusiva 2027, capisci cosa voglio dire? Non uscirà alla prossima. Comunque fighissimo, bellissima chiacchierata, tra l'altro. Nice. Assolutamente, io mi sto divertendo e sto godendo. Tra l'altro ti dico, chiede di Pokémon, non so se lo chiedevano anche da te, qui ovviamente lo chiedevano un in diversi. Sì. Io me lo aspettavo che non ci fosse, io l'ho detto da settimane. Sì, no, vabbè, Pokémon non era detto poco minimamente... tendente a niente. È arrivato direttamente niente. Io mi aspettavo forse poco, ok? Non niente, ma aspettavo Pokémon Unite esce settimana prossima. Manco sì, quello. Ecco, sì, ma... manco quello. Non è difficile, Pokémon Company sta per i cazzi suoi. Per lo stesso motivo per il quale uno streamer che fa numeroni tende a cooperare meno con altri, perché tanto alla fine loro dicono, vabbè, ma che me frega, io quando faccio il Pokémon Direct si blocca internet, che mi frega di stare dentro il Direct di Nintendo dove devo condividere lo spazio con Zelda, con Shin Megami Tensei, con WarioWare, tanto io faccio gli esatto. stessi numeri da solo. Sono loro al massimo che hanno convenienza, sta vicino a me, non il contrario. Secondo sì, me arriverà settimana sì. prossima o settimana dopo ancora. A chiusura di giugno arriverà arriverà il Pokémon Presents. E a quel punto sono d'accordo. Bombe, sì. C'è Shin Megami Tensei 5, sti cazzi. Esatto, dai, ci sta. Oh, lo facciamo? Lo facciamo Shin Megami Tensei 5? Vabbè, io avrei bisogno di un... Allora, io ho maneggiato diversi Shin Megami Tensei, però avrei bisogno di questo franchise, di un'infarinatura anche abbastanza primordiale, eh? Allora, o pianifichiamo Nocturne ancora prima di, ok? O andiamo col 5. Forse ha più senso fare no. Ci pensiamo, ok? Ora poi ne parliamo in privato. Ci pensiamo. Però... perché in realtà l'idea mi piace molto. Ovviamente non c'è coop. Però sti cazzi, no, lo vabbè, sappiamo grazie. Che non è fondamentale nelle nostre run la coop. È vero, l'abbiamo scoperto più volte. Sì. E credimi, cioè, se io solo penso a Shin Megami Tensei insieme, capisco cosa mi vuoi dire di Bloodborne senza aver giocato Bloodborne. Io Shin Megami Tensei 3 l'ho già giocato. Ma okay. credimi, ci potremmo fermare per ore a parlare e speculare di un gioco che io ho già giocato. Anziano, perché non bellissimo. Ci sono... delle verità assolute dentro Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ok? E ci sono tante scelte. Non c'è solo vincolare, non vincolare, credimi. Cioè vincolare un po', ovvio. Vincolare tanto, non spegnere il fuoco, okay. ma tenere un fuochino. Quindi vedrai, sarà divertente. E ho la chat che dice, il trailer dice save us Link, save us, nell'ordine giusto. Al contrario, sì. Io sì. per un attimo mi era presa il Kojima, ho detto guardiamo il trailer al contrario. Ma si può fare. Si può fare, lo vogliamo fare? Si può fare da YouTube? No, perché in realtà no. è solo l'audio, secondo me. Sì. Fuck, personalizzato. No, niente, va solo al rallentatore, ma non si può guardare al contrario. Esatto, no, ma infatti io ci provai quasi subito, ma no. Niente, cazzo. Niente. So. Vabbè, non importa, però comunque, secondo me a giudicare da quello che vedo non c'è nulla, non c'è nulla di no, sì, esatto. Di rewindabile. Bene, 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 bene. Dai.
chiacchierata top. Super super proficua. Tu cosa fai? Continui a stare in live? Io adesso faccio una cosina, nel senso che introduco. Allora, io cerco di, indipendentemente dalla loro bellezza, edulcorare l'esperienza della chat. Visto che non hanno potuto vedere il direct, quello che faccio adesso è offrir loro un pizzico di un futuro formattino che vorrei fare. Adesso io ho fatto un video, beh, ne ho fatti un po', un video in particolare su Breath of the Wild, ah, mio. Hai fatto un video, Luca, non lo sapevo. Sì, ma poi ne parleremo di queste cosine, e anche perché in una percentuale più piccola, perché completa secondo me potrebbe essere troppo, non voglio forzare, ne parleremo sia nelle nostre dirette di Dark Souls sia in privato, vedrai, uh-huh. ti accenderò qualche dettaglio, è qualcosa di cui discuteremo anche insieme, ma adesso voglio prendere questo video e, visto che sono sicuro che qualcuno in chat non conosce Breath of the Wild e non capisce il perché basta così poco per dire ragazzi, sarà probabilmente quello che speriamo che sia, gli faccio vedere il mio video, la mia fige, ne discutiamo e poi li saluto. Ci sta, ci sta. Allora io ti auguro una buona visione della tua effigie e commento con il pubblico, e noi invece ci rivediamo. Noi ci rivediamo a venerdì, per ora venerdì. Ah, sicuro. Mia, sì. Anche perché che non hype. Ah, tra l'altro lo anticipiamo prima di salutarci, vogliamo fare una chiacchierata delle tre, un round table, sì, delle tre, sì. Avengers Uniti, quindi esatto. Io, Michele, Player Inside, magari anche la redazione di Every Eye, il FOSS, eccetera eccetera, vogliamo fare questo post E3, che cosa è successo, cosa ci è piaciuto e cosa non, in una versione un pochino più come dire migliorata, quindi magari con tutte le facce visibili in ogni streaming, la stream squad attiva, insomma qualcosa di più bello. Figo, e io lo farei proprio durante questa settimana se non ci sono grosse cose, ma insomma ve lo facciamo sapere appena ci siamo sentiti, teniamo tutti aggiornati finché è fresco, si batte il ferro ragazzi. Assolutamente, baci cara. Grazie della chiacchierata, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ci siamo fatti anche questa mezz'oretta di ghiotta chiacchierata con Michele. Io voglio vedere con voi però il pub delle tre, esatto, voglio vedere il trailer in reverse. Grazie Gan dell'abbonamento, grazie mille, grazie della sub. Ma è 0.25, l'ho messo io 0.25, no è normale. Ah, l'hanno caricato ora, vabbè. Qualità Enkel però va bene. Riguardiamo anche Shin Megami, assolutamente. Da Every Eye, ragazzi, stacco qua e vado in ufficio. Prendo la macchina e vado in ufficio. Scusate il 4K. Non l'ho messo apposta il volume, ragazzi. Ah, però, oddio, potrei metterlo. Si sente Save Me, almeno. Allora. No, però devo andare di qua. Fare così. Fare Breath of the Wild 2 reverse. Volevo capire se c'era l'audio o no. Sto zitto e sentiamo l'audio. Save us, si sente molto bene ragazzi. Brividi a sentire le cose al contrario pensando che abbiano un senso. Brividi. Ci save us. Ma voi non sentite? Sì.
Wow. Angelo, l'ho fatta finora l'analisi di questo trailer. È chiaramente un gioco basato sul riavvolgimento. Alcune scene hanno senso anche così, persino questa. Cioè, praticamente, se ci pensate, tutte le scene del trailer, a parte questa e la iniziale, hanno senso anche così. Ora ci guardiamo anche Shin Megami, ragazzi. Questa ha senso. Questa ha super senso, no? Questo ha senso. Potrebbe aver senso, no? Un pezzo di terra che viene attirato da un potere. Assolutamente, lui usa il potere, si tuffa e scende giù. L'acqua che torna a posto. Una goccia d'acqua che cade. La palla di ferro che va verso il calamitron. Qui lui che plana, è semplicemente la telecamera che gira anziché lui che va avanti. Quella scena non ha senso, questa assolutamente. E questa no, perché torna in su. Per quanto si vede veramente poco. È un trailer che secondo me è stato costruito per avere praticamente senso anche al contrario, in realtà. Cioè non aggiunge niente, ma è visibile anche al contrario, indubbiamente. Ragazzi, Shin Megami, Shin Megami, Shin Megami. Quando mi ricapita di vedere davanti a così tante persone uno Shin Megami. Shin Megami Tensei, assolutamente. Ve lo racconto anche un po', ragazzi. Non ho occasione di raccontare spesso questo gioco che adoro. But that reality is upended after you get pulled into a different dimension. Praticamente tu vieni risucchiato in una dimensione nella quale Tokyo è stata distrutta. Solitamente in Shin Megami Tensei Tokyo viene distrutta e basta, appunto, in realtà insieme al resto del mondo. Tokyo però rimane in qualche modo la culla del nuovo mondo, ok? Quindi ogni Shin Megami Tensei inizia con... Inizia, ragazzi, inizia vuol dire proprio inizia. Inizia con... Il mondo sta finendo. Un nuovo mondo sta per venire creato. Tokyo è la culla di questo nuovo mondo, punto. Invece qui... Tu arrivi in un'altra Tokyo, post-apocalittica, giocabile anche senza recuperare i vecchi titoli di sicuro. Allora, in realtà questa è una definizione impropria, figlia forse di Shin Megami Tensei 4, perché in realtà angeli e demoni sono la stessa cosa, gli angeli sono tipi diversi di demoni, secondo la lore di Shin Megami Tensei, se non che nel 4 hanno fatto un po' una differenziazione un minimo più marcata a livello di storia tra le due cose, ma la verità è che tu evochi come demoni tanto i demoni quanto gli angeli. Another Tokyo exists, a post-apocalyptic world where angels and demons reside. Suddenly, you fuse with a mysterious figure. Lui si fonde con... cioè lei si fonde con qualcuno. Un demone, credo. In realtà credo che qui si ritiri fuori un po' il concetto del Demifiend e in realtà anche quello di Apocalypse 4 per chi l'ha giocato, cioè di un essere umano che diventa mezzo demone. Allora, qui praticamente possiamo vedere innanzitutto che gli shader mi fanno venire cazzo duro. Seconda cosa, che siamo a Tokyo, perché questa è la Tokyo Tower, ovviamente. E tre, che c'è il salto, cosa che non c'era prima. Il salto non è stato introdotto in questo gioco qua, non si poteva saltare.
E come in Shin Megami Tensei 4 i nemici sono visibili a schermo, ma a differenza di Shin Megami 4, nel quale i nemici a schermo sono generiche ombre che tu colpisci, qui hanno proprio l'avatar dei mostri che affronterai, anche se è uno, per rappresentare solitamente un gruppo di mostri che può non contenere solamente in questo caso lo slime, questo si chiama slime. In Shin Megami funziona così: se tu tocchi il mostro e sei girato verso di lui, attacchi prima tu, altrimenti ti attacca lui alle spalle, muori. Non si scappa mai dai mostri, ok? Questo è un trailer, non si gioca così. Il party è sempre il solito. Il Magatsui, come nel 3 per l'appunto, tra l'altro. Il Magatsui, ve lo spiego brevemente, è lo stream di emozioni delle persone, ok? Non è mai stato però una statistica, ok? Quindi il Magatsui in Shin Megami Tensei 3 Nocturne è molto importante perché è l'energia che permette al mondo di essere ricreato ed è fatta dall'insieme di emozioni che provano gli esseri umani. Quindi in questo caso invece credo che sia una meccanica di gioco. E quindi con il Magatsui puoi fare qualcosa che sinceramente non mi viene in mente adesso. Questi sono i vari attacchi elementali. Questa cosa non l'avevo notata, spero che sia presente solo in mostri che hai già affrontato, ma neanche. Spero che sia un boost dovuto al Magatsui, perché si vedono le debolezze e le resistenze. Una delle regole sacre di Shin Megami Tensei è che non le devi vedere, perché te le devi ricordare, punto. E è qualcosa che aumenta la difficoltà del gioco notevolmente. E non so, vederle a schermo mi darebbe un po' fastidio, sinceramente. Spero che questa cosa sia solo legata al fatto che abbiamo il Magatsui al massimo. Using a command-based system, finding their weak point is key. By targeting it... ragazzi, il gioco è Persona fatto diverso, perché Persona è uno spin-off di Shin Megami Tensei. The number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Sostanzialmente qui il concetto è: abbiamo quattro azioni, cioè quattro turni, uno per membro della squadra, quindi tu, poi i tuoi tre demoni. Nel momento in cui, magari a difficoltà maggiore non lo vedi, ci sta, perché ora tra l'altro è stata aggiunta la difficoltà clemente in Shin Megami Tensei 3 Nocturne, quindi ci sta. In Shin Megami Tensei 4 si vedevano le debolezze solo se utilizzavi la skill analyze, nell'Apocalypse francamente non me lo ricordo. Dicevo comunque, quattro turni, 1, 2, 3 e 4, nel momento in cui tu attacchi super efficacemente il turno si raddoppia come persona. La differenza però è che c'è anche il pass, che praticamente ti crea una situazione del genere ma facendoti consumare un turno, quindi praticamente puoi combare in più modi, diciamo, in Shin Megami Tensei rispetto alla sola super efficacia quando si tratta del press turn, perché questo è il nome tecnico di questa meccanica. In più, in Shin Megami Tensei, se missi, perdi due turni. No, rispetto a Persona è più punitivo il combat system. È la stessa base, ma molto più punitivo. Questa è una citazione al 3, vabbè, perché... la Pixie è lo starter di Nocturne. Questi sono quelli di ghiaccio, loro. Questo è un Notarius di ghiaccio, non mi ricordo come si chiama. Cerberus, ok. Anche Tokyo Mirage Session è un altro spin-off di Shin Megami. If a negotiation is successful, a demon will become a powerful ally. E qui niente, qui c'è un sistema proprio di gioco d'azzardo, perché quando tu parli con i demoni, non è come in Pokémon che puoi catturarli, tu parli con i demoni e loro ti cominciano a dire: entrare nel tuo gruppo? Dammi 100 macca, che sono i soldi in Shin Megami, e tu glieli dai, e lui fa: pochi, però 100 macca, dammene 500, pochi, fatti rompere metà della vita, fatteli assorbire. Vabbè, tu dici di sì, se ti va bene lui entra, se ti va male lui fa: ah coglione, ci hai creduto, e ti attacca e ti ammazza, oppure se ne va con i tuoi soldi, con i tuoi oggetti e con la tua vita. Quindi diciamo che il concetto è: non fidarti dei demoni a meno che non hai veramente bisogno di loro. Ally.
Lui è fortissimo perché assorbe il fuoco in tutti gli Shin Megami. Se non sbaglio impara anche Makarakarn. Ma potrei sbagliarmi. Impara Makarakarn, mi pare di sì. Mossa fondamentale che avrete forse imparato in, cioè avete conosciuto in Smash. Vediamo, qui c'è tutto quanto come sempre. Più due. Non so cosa voglia dire questo più. Non mi pare che ci fossero più in Shin Megami Tensei 4. Cioè vabbè, a parte Agi che funziona come le magie, Agi, Zio, eccetera, eccetera, funziona come le magie di Final Fantasy, quindi Protect, Protegga, eccetera, eccetera. Qui abbiamo Agi, Agidin, eccetera, eccetera. Però i più sono nuovi, credo. Non mi ricordano nulla, i più, sinceramente. All'Affinity forse? Ma in quale Shin Megami? Nell'Apocalypse? C'è una sorta di skill potente. Ah, eccolo qua. Ma è nuovo allora? Non me la ricordo sta cosa. Nel 4? Ragazzi, l'ho completamente rimossa allora. Troppo tempo fa. Cioè nel 4 c'era la skill potential? Il più c'era nel 4. La skill aumenta di grado quando trasferita più volte al player, però non ai demoni. È vero, ecco perché non me la ricordo nei demoni. Bravo. C'era solo per il protagonista. C'era solo per il Flynn. Flint, come cazzo si chiama il protagonista? Beh, comunque sì, assolutamente. Ok, ci sono. Era solo per il protag, ecco perché. Ok, l'anno stesso ci sta. MP, HP, esperienza. Resiste a... Beh, qui ovviamente si vedono. Queste sono sempre viste. Le stats sono sempre le solite. Strength è la forza, attacco fisico. Vitalità è la vita. Magia, ovviamente strength, perdonatemi, anche la difesa fisica. Magia è anche la difesa magica. Agility, velocità, crit e evasion. È un sacco di roba l'agility. Luck, le crit, basta, ma se manca cazzo la luck. Questa è una cosa molto figa, puoi fondere i demoni per trovare praticamente dei nuovi demoni. Ora, i demoni risultanti non c'entrano nulla col materiale di fusione solitamente, non è che due demoni di ghiaccio danno un demone di ghiaccio più grosso, in realtà danno robe a caso. Però la figata è che praticamente tu crei una sorta di linea di eredità di mosse, che è ciò che ti fa vincere il gioco. Demone A e demone B fusi, prendi due mosse dal demone A, due mosse dal demone B e fai il demone C. Il demone C lo livelli al massimo, impara tutte le mosse come un Pokémon che arriva ad aver imparato tutte le mosse del suo move pool, lo fondi con un altro che ha imparato a sua volta tutte le mosse, eredita, eredita e continui. Come persona esattamente, però per chi non conoscesse persona. The newly fused demon's innate abilities will vary, granting you a powerful ally. Non mi ricordo se in persona, ragazzi, perdonatemi perché ormai gioco talmente tanto a entrambi che non mi ricordo quali sono le caratteristiche dell'uno e quali dell'altro, o meglio, gioco principalmente a Shin Megami, però ovviamente ho giocato anche a persona. Non mi ricordo, ragazzi, se in persona, ma non mi pare, sono abbastanza convinto che non succeda, ma correggetemi se sbaglio, in Shin Megami c'è anche un'altra cosa folle, ma fighissima. Ogni tanto i demoni ti chiedono se possono cambiare skill. E cosa significa questa cosa? Che i demoni, a caso, mentre livellano, potrebbero perdere un'abilità che tu non puoi scegliere qual è e sostituirla con un'altra che normalmente quel demone non impara. Questa roba è devastante e a volte ti cambia il gameplay. Infatti non lo potevi fare in persona, me lo ricordo. Cioè, me lo ricordavo, ma non volevo di cazzate. In Shin Megami c'è in tutti, anche nei tre. Io parlavo di persona in questo caso. Ragazzi, parlavo di Shin Megami. Non c'è anche in Shin Megami. Questo è Shin Megami, non mi ricordo se lo fanno in persona. Il discorso è... c'è una logica nelle fusioni, videogiocatore sovietico. Allora, non l'ho mai scoperta, intendo a livello di lore. Non l'ho mai scoperta questa logica delle fusioni. Magari la impareremo insieme quando giocheremo in live a Shin Megami Tensei 5 e ci faremo una maratona assurda, perché esce una settimana prima di Pokémon. Ragazzi, non farò altro in streaming, sappiate. Cominciamo di pomeriggio, andiamo avanti, continuiamo. Ci fermiamo solo per le live di Dark Souls. Dicevo, comunque, questa cosa qui può sembrare una cazzata, ma in realtà spesso e volentieri si deve fare. Perché ti permette di avere una mossa fuoco su lui, ok? Che oltre a essere la mascotte Atlas è un demone prettamente di ghiaccio, ma che magari con una mossa fuoco sblocca delle strade che per lui sono nuove, per i demoni che puoi ottenere tramite la sua fusione sono nuove, ok? Quindi, figo. Anche le fusioni random ci sono qui, ragazzi, e c'entrano con il Kagutsuchi, che qui non vedo in grafica. Ah no, eccolo qua il Kagutsuchi. Ah, beh, che non vedo in grafica, ci sono io, il coglione che sono.
Ciao Saidonia, un attimo. Vedete che c'è scritto 6 su 8 in alto, a sinistra? Quelle sono le fasi lunari, ok? Del Kagutsuchi, quindi non è una luna, ma è tipo una luna elettrica, ok? Quando è piena e quando è nuova la luna, il Kagutsuchi, cambiano determinate cose. Cioè cattiveria degli avversari, possibilità di reclutarli. Cioè anche questa è una meccanica fondamentale del gioco, ok? Ma non ve la sto a spiegare adesso perché tanto la spiegherò al maestro quando giocheremo insieme al primo Shin Megami. Challenge the many demons roaming this post-apocalyptic world by harnessing the power of your own. Questo è un remake di è un remake della theme song di Battaglia del 4, credo, cioè un remake, un remix. Another è wanna credo sia quella. Granting you a powerful ally customized to your needs and playstyle. Zio fa riderissimo, ragazzi, però è solo più lenta. È proprio quella. Io, se è uomo, sono innamorato di lui. Cioè, anche se è donna, però anche se è uomo. Cioè, qualsiasi cosa sia, sono innamorato di questo personaggio. Destiny will you choose? Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively on Nintendo Switch November 12th. A Buba? Non ha Buba in realtà. Power of your own. What destiny will you choose? Shin Megami Tensei 5 will launch exclusively on Nintendo Shin Megami Tensei per me 4. Guardiamo subito la versione Jap, ragazzi, me ne vado mica. Allora, Nintendo JP Sud. Nintendo JP. Non mi fare del male, Nintendo JP. Non mi fare del male, Nintendo JP. Non mi fare del male. Non mi stregare, Nintendo JP, ti prego. Facciamo così, per sicurezza. Proprio. Per quanto Capcom, no. Nintendo. Aspetta, però non è qui, non è la cosa giusta, non è la cosa giusta, non è la cosa giusta, scusate. Il 4, i ragazzi, l'ho adorato. Mi è piaciuto a sfare. È vero, la divisa maschile, lo diceva anche Chiara. Vabbè, mi piace uguale. Ci prenderei un caffè lo stesso. Akuma, demone. Shin Megami Tensei. Sabaku. Ci sono dei demoni nuovi. Però te le dice le debolezze. Ti fa vedere proprio l'esclamativino. Però secondo me te le farà vedere solo una volta che le hai scoperte. Io adoro dovermele ricordare, però ci sta. Non renderà il gioco più semplice conoscendo il gioco. In realtà è molto simile il trailer. Serizzereba, sono shinkan kara, anata no kyoryoku na mikata to naru. Baai ni yotte wa, yokyu o kotowaru koto de. Oh, non ha senso. Possibile anche questo. Anche perché in realtà si fonde a un demone, quindi in questo momento non credo abbia un sesso in ogni caso. Magatsui Skills. Ci sarà qualcosa di grosso legato al Magatsui. Magatsui Skills. Queste sono quelle che imparerà per livello. E qui forse sarà una roba tipo il Magatama, secondo me.
seconda di come sei messo, di quel che ti equipi, imparano skill diverse. Qui un po' incerto il frame rate sulle fusioni. C'è tanta luce. C'è tanta luce fatta bene qui, guardate che bel lighting, quindi pesa molto. Zetsubo no Tokyo, una Tokyo disperata. Una Tokyo di disperazione, anzi, ha detto. Shin Megami Tensei 5 2021年11月11日発売。11日。また初回限定版禁断のナホビのボックスも同時発売。 Merda. Devo avere anche questo. Quello del 4 devo avere anche questo. Fuck. Allora, aspettate. Ah, ma no, ho tolto lo schermo. Dove si può preordinare? Cristo! Voglio preordinarlo in giapponese. Ragazzi, sapete dove preordinarlo in giapponese? Ho bisogno di preordinarlo in giapponese. Me lo posso godere anche se prima mi vedo il tuo gameplay? Sì, secondo me sì, secondo me è un gioco godibile anche perché c'ha mille finali, quindi potreste vivere un gioco completamente diverso. Domani da Miami, oddio, mando Noxel, ma in realtà ho degli amici che stanno in Giappone, potrei chiederlo a loro, perché voglio davvero quell'artbook, cioè io lo prendo proprio sulla fiducia, perché porca puttana, cioè... presto, prima che Chiara ti blocca. No, no, figurati, Chiara non mi blocca assolutamente con queste cose, anzi. Bene, amici dello Breastlingo Grande, io direi che mi cammino dai ragazzi di Every Eye prima che si faccia troppo tardi, va bene? Abbiamo fatto una bella diretta. Io vi direi che adesso postiamo in pagina che non esiste, cioè non ci sarà video questo giovedì. Magari dedichiamo invece una conferenza in più post E3, vediamo se già nel pomeriggio di domani si può fare in alternativa al video, ok? Loro hanno staccato, vabbè, ma vado comunque da loro almeno a cenare. E quindi niente, vado da loro assolutamente, anche se hanno chiuso la live, perché ci volevamo vedere con i ragazzi. Sicuramente saranno già in contatto con Chiara. Ferdi, sei collegato? Sei live, Ferdi? Se sì, direi che domani... Ok, sei tu, Marco. Domani, ore 15:30, prima della deadline di Twitch, ma tanto non ci interessa, perché di base
Non è andata live questa live, perché non esiste una live di noi che facciamo la reaction. Domani 15:30 pubblichiamo la nostra reaction anche su YouTube, sul canale principale, montata dentro la direct, ok? Quindi può scaricare la live da qui, poi montarla sul direct e sostanzialmente avere il video poi da ricaricare direttamente sul nostro canale, se no insomma comunque ci accordiamo, un modo lo troviamo. Successivamente invece giovedì non penso avremo niente, solo la reaction, tutto lo ricarichiamo su Sedona e Chiara, solo la reaction, abbiamo fatto anche la chiusura prima, solo la reaction la facciamo invece su YouTube, sul canale principale. Che dire, niente video questa settimana, ma solo perché non riusciremmo secondo me a scrivere qualcosa di decente che non fosse Pokémon, e più che altro potrei mettermi a ammazzarmi e scrivere, non lo so, un commentary sulle tre in generale, però a che pro? Cioè dovrò fare la stessa cosa tra una settimana, quando ci sarà effettivamente il Pokémon Direct, o tra due settimane, comunque quando sarà, arriverà a breve, perché secondo me arriverà a breve. Quindi io vi direi, siccome non ci siamo preparati per pubblicare qualcosa di diverso da un video dedicato alle tre, io vi direi a questo punto ha più senso andare full direct per una settimana. Ragazzi, purtroppo vi chiedo scusa, ma non ci saranno magari video grossi sul canale, anche Switch Pro, però ecco, compensiamo con una diretta in più, non è che non facciamo niente perché facciamo la diretta, cioè perché non scriviamo il video. Esatto, i leak, ve lo dicevo già l'altro giorno, parlavano del 24 per la direct, e insomma io lì devo essere fresco, perché lì devo essere in grado di dire finita la diretta, chiudo tutto, mi metto a scrivere, facciamo il video analisi. Adesso però non è assolutamente il caso di, secondo me, spomparmi per poi magari arrivare a fare meno lucidamente qualcosa alla quale voi date molta più importanza, cioè il video analisi, che non deve essere ovviamente smosso di un centimetro e che in 48 massimo 72 ore dalla diretta al solito uscirà. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bellissimo seguire le tre in vostra compagnia, sono davvero soddisfatto di quanto abbiamo costruito in questi giorni e del vostro supporto costante che ci avete dato. Io vi ricordo in coda a questa diretta che potete iscrivervi al canale, ok? Potete iscrivervi al canale gratuitamente con il Prime. Se passate il mouse sul video dello streaming vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, se lo cliccate siete automaticamente dei nostri, qualora ovviamente vorrete fare del support a questo canale. Per il resto c'è Mastercard, io vi mando un abbraccione fortissimo, grazie alle persone che hanno donato le sub oggi, ne avete donate veramente tante, grazie Antonio. Antonio Bifolk, mio cugino, visto che hai fatto un posizionamento altissimo a Smash, ma che cazzo è successo? Ma io non sapevo che tu fossi un pro player di Smash, sei arrivato sopra Midoriz. Ne parleremo. Grazie a utente misterioso che si abbona per il quarto mese. Rimane ora sulla pagina, vero? Me lo recupero appena chiude, sì, assolutamente. Grazie a Ota Megaku che si abbona per la... Guarda quanti che si sono abbonati adesso. Sono contento, assolutamente. Ragazzi, iscrivetevi tanto, perché così siamo... complimenti Antonio, davvero. L'ho visto sul tuo Instagram e ho detto, cazzo, sopra Midoriz, minchia. Con Zelda, quindi ti odio, però bravo. E niente, raidiamo qualcuno. Cazzo raido. Ma chi cazzo raido? Raito. Sentito Sabaku che urlava. Raido il maestro a questo punto. Andate dal maestro, ragazzi. Sabaku no Sutori, ma andate dal maestro, riempitegli lo streaming, scoppiategli tutta la diretta. Ragazzi, noi ci vediamo domani magari con un doppio appuntamento e un bel talk sulle tre. Ciao ragazzi, baci e abbracci. Mua. Streaming ending.